il sindaco del rione Sanità. Beh, e non posso parlarvi di questa commedia. Posso dirvi solamente che è un lavoro che mi sta molto a cuore. Forse perché è l'ultima commedia mia, quella che presentai, mi pare, un anno e mezzo fa al Quirino a Roma, con grande successo. È una commedia molto seria, impegnata. Io stesso non potrei farvi nessuna critica su questa commedia. Posso parlarvi del personaggio, questo giustiziere, Antonio Barracano. E posso dirvi che mi fu richiesto immediatamente dall'America come commedia da rappresentare in teatro e come film. E che io rifiutai nettamente per la interpretazione di Anthony Quinn. La rifiutai perché mi accorsi che avrebbero voluto cambiare il testo, non per desiderio di cambiare, ma perché avevano malamente interpretato il mio pensiero, la mia idea. D'altra parte è facile perdersi in questa commedia, è facile interpretare male il soggetto. Si parla di camorra, si parla di mafia, si parla di assassini. Antonio Barracano stesso è un assassino, ma la mafia, la camorra, in questa commedia non c'entra niente. È un pretesto solamente per elevare questo personaggio a simbolo. Quando Antonio Barracano muore nel terzo atto, muore un simbolo. E a me sembra che in quest'epoca di corruzione, in quest'epoca in cui le sofisticazioni alimentari, le corruzioni nei diversi campi che noi giorno per giorno leggiamo sui giornali e ci troviamo di fronte a cose incredibili che accadono ai danni della comunità, a me sembra che questa commedia parli abbastanza chiaro. Ora, che cosa posso dirvi? Seguitela. Seguitela con attenzione e con religione.
bene. Aprite il cancello. Zitto, zitto, sei arrivato, zitto. Mannaggia, colonna, non posso camminare. Fatto coraggio. Ma sei uomo, figlio, pazzo te. Fatemi riposare un po'. Che sei pazzo? La ferita fa infezione, cammina. Lo sta aspettando. Mamma lo cazzo. E non ci pensare, si ci pensa peggio. Canta, canta. E chi si fine cazzo? Canta, canta. Mamma lo cazzo. Zitto, zitto. Mamma lo cazzo. Mamma lo cazzo. Aiutare, 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 aiut
Tu chi sei? Io sono il feritore, Unite. La seconda. Bambolo, non gridare, perché sta dormendo Don Antonio. L'hai sparato tu? Sì, signore, tutto. E che fai? Il fatto è successo verso l'1:15 alla fine di Via Marina, in prossimità dell'incrocio che a destra porta a San Giovanni a Teducci e a sinistra all'autostrada di Pompei. Aiutami! Ti ho detto di non gridare. Aiutami! Adesso vedrai che il dolore si calma. Girati le forbici. Aiutami! E allora? E allora? Quando ci siamo sparate? Perché purissa ha sparato, eh? Che stia sua, eh? Non la toccate. L'hai raccolta accanto a lui? Sì, signore, tutto. E te la tieni in tasca tu. A chi la vuoi dare? Dunque? Perdevo sangue e cercavo aiuto, ma non passava anima viva. Lui, quando ha capito che ero caduto, se n'è scappato. E che doveva aspettare? Che mi arrestavano? Ho voltato un vicolo che porta alla ferrovia e mi allontanava a passo normale. Più mi allontanava e più sentivi che lui gridava aiuto, aiuto, aiutatemi. Sapete, nel cuore della notte fa impressione. E poi che madonna, siamo amici o no? Ho fatto una corsa, professore mio, che tengo ancora il cuore che mi sbatte. Così finalmente sono riuscito a trovare un tassì e a tutta velocità sono tornato da lui. L'ho preso in braccio, l'ho caricato a bordo e l'ho portato qua. Io non l'ho riconosciuto. L'ho scambiato per un passante volenteroso, sino ti sparò. Ma che sparavo? Ma insomma io ti potevo lasciare a terra senza sapere la gravità della ferita. Grazie assai. Ma per carità, è dovere. Adesso devi pensare solamente a guarire. Quando guarisco ti sparo. Perché i soffessi? Finitela. Sono sicuro che la sparatoria è avvenuta per motivi insignificanti. No, no, dottore, la ragione è importante. Dovete sapere che lui si è presentato. Non m'affligge, non voglio sapere niente. Bel sistema, eh? Ti spariamo, ti sparo. Già, non è colpa vostra. Ignoranti siete, ignoranti resterete. Ci voleva proprio. Un sorso d'acqua. Non vuoi bere? Bambaro caro! Ti ho pregato, stai zitto. Adesso ti lamenti, eh? Ci pensavo prima della sparatoria. Questo è un fetente. Volete sapere com'è andata la questione? Non mi interessa. Abbacinello. Calibro 9, eh? Lo deve portare a Pompei. Ma non al santuario. Non credo che la Madonna vuole arricchire di un altro esemplare la collezione di pallottole che tiene. Deve mettere fra gli scavi. Dimostrazione dei passi giganteschi che sta facendo la civiltà. Thank you.
Girardi. Ma la portatelo fuori, va a prendere un po' d'aria. Mettete una sedia fuori, gli mettete una coperta addosso, appena rinviene se ne va. Parlare col sindaco. Ah, io pure, tutto, eh. Don Antonio sta proprio dormendo. Più tardi si sveglia, meglio è. Si è addormentato subito ieri sera. Lui non parla, ma da come si muove io capisco quello che pensa. Il fuoco è cominciato alle 11:30. Ci stavano tre fuochisti in carro, Torrese, Paglialoni e una Narasi Bella. Oh, Torrese è stata entusiasmante. Era pure Paglialoni, però, E lo vuoi mettere con il primo, sì. Le granate del primo fuochista erano veramente guaste. Prima di tutto salivano a un'altezza che ti faceva male il collo qua dietro per seguirlo e poi si aprivano a ventaglia a rosso con una precisione tale che sembravano disegnati. E quando ti credevi che era finita, se ne aprivi un'altra e poi un'altra ancora. Verso la fine ne ha sparate tre o quattro a sei aperture, a tre botte finale che hanno fatto tremare i vetri. Ah, sembrava che se ne cadeva la casa. E Don Antonio tutto si consolava. Quando si apriva una granata, tutti gli amici guardavano a lui per vedere che faccia faceva. E lui muoveva la testa così, come per dire, eppure. E quando è entrato in gara Paglialone, Don Antonio ci ha incominciato a fare la faccia schifa. Dopo due o tre granate del terzo poi, l'unale della Siberia ha detto buonanotte, come se avesse voluto dire questo è un fetente. Ha salutato gli amici e se n'è andato a letto. E naturalmente per rispetto se ne sono andate tutti quanti. Poteva essere la mezza. Dopo 10 minuti, in un quarto d'ora sono andato, ho aperto piano piano la porta, come faccio sempre, e ho visto che lui già dormiva a scialacocco. Sicché non è a conoscenza del fatto di Donna Armida? No, mi se n'era andato a letto da più di un'ora. E come sta? Avete saputo niente? Hanno medicato a Napoli, al pronto soccorso. Dice che ha avuto 12 punti. Cosa da pazzi? E dire che io proprio ieri sera sono tornato da Napoli dopo che era successo il fatto. E se no la medicavo io. L'abbiamo accompagnata io a Amedeo. L'hanno ricoverata? No. Dopo la medicazione, siccome mamma soffriva e non ce la faceva tornare un'altra volta in macchina fino a qua, Amedeo ha pensato bene di portarsela a casa sua. Ha detto domani, appena si sente meglio, la metto in automobile e la accompagno. Pur perché mamma si lamentava e se tornava qua subito dopo il pronto soccorso, si svegliava papà e buonasera. Verso le 3 Amedeo ha telefonato, dicendo che la signora Armida si sentiva meglio, si era assopita. E non appena si sentiva meglio la riportava a casa. Ma io gliel'ho detto tante volte a Don Antonio, lui c'ha la passione per quelle bestie, le allevi, ci perde la salute e non vuole capire il pericolo che rappresentano per la famiglia. E le sue animali feroci, c'è sta malavita, quello non è un cane, è una bella. Guarda perché la bocca parla in penne, quanto è brutto. Ma io lo mando all'altro mondo con un colpo di rivoltella in mezzo alla fronte. Questa volta Monacillo, malavita devono fare i conti con me. Se ti sente papà stai fresco. Quando ha pure che ha ridotto mamma in quelle condizioni, piglia lui stesso la rivoltella e lo ammazza. Di questo ne sono sicuro. Non Antonio ha una donazione per Donna Armida, figurami se io cane passo liscio. Lo sai che faccio? Mi faccio una doccia. Mi vesto, mi metto in macchina e me ne vado a Napoli al negozio. Immacolata, preparami due ci battuto col caffè là. Vabbè. Permettete, dottore. Prego. Io voglio il caffè là. Sì, signore. E voi, dottore, volete niente? Ho preso adesso il caffè. Allora più tardi. Quando si svegli Don Antonio, assieme alla collezione che ha portato per lui, mi portate un bicchiere di latte freddo per me, così gli faccio compagnia. E lo porto pure qualche biscotto. Fate voi. Beh, io me ne vado, Mi voglio mangiare qualche cosa perché mi è venuto un poco di languidezza di stomaco. Tengo una piattella di pasta e fagioli di ieri al giorno. State servite. Buon appetito. Se mi volete, mi chiamate. Stamattina viene gente? Poca. Sarebbero state una decina. Oh. Ma Don Antonio ieri mattina mi ha fatto cancellare dalla lista 7 persone. Oh. Ha detto che quando lui viene a Terzigni viene per riposare. E ha ragione, ha ragione. Io quando penso che fra una ventina di giorni ce ne ritorniamo a Napoli, mi viene il freddo. È naturale, lui nel quartiere sanità rappresenta una potenza. Beh, adesso che te ne vai chiudi, sì. Se vogliono aspettare, aspettano fuori. Signor sì, permettete. State buono. Sentite a voi. A me? Sì. Se mi date una mano, mettiamo l'amico un po' più in qua. Il primo sole è là arriva. Va bene. Io vado. Chiudi. Alzati.
Dammi la. Già. Antonio, sei svegliato. Così presto. Sono le 5 e tre quarti. Ha suonato tre volte una pressa all'altra, vuol dire che è già svegliata più di un quarto d'ora. Sta uscendo qua fuori. Quello stanotte ha fatto caldo. Siete svegliate presto stamattina, eh? Immacolata si sveglia sempre presto la mattina, dovete rispondere voi, professore. Già, avete ragione, devo rispondere io. Allora? C'è stato un intervento, arma da fuoco. Sono sparato un aereo palumiello. Poi verso le 4:30. Le 4:15. Sì, sì, dunque. Ne parliamo dopo. Immacolata. Visite, Ronaldo. Portatemi un scostumato. Un scostumato? Un scostumato. O parla in faccia. L'unica cosa di questo mondo che quando parla dice la verità. O specchio. Ah, sì. Non avevo capito. Giusto, giusto. Quello parla chiaro. Sì. Dice la verità. No, no, ma c'è un'altra cosa che non dice bugie. Quale? A morte. L'uomo che appartiene alla streppegna schifosa e falsa dell'umanità. Per commettere ingiustizie si può far credere muto, sordo, ciecato, malato di cuore, paralitico, scemo, pazzo. Si può far credere in punto di morte. E i medici, voi compresi, professore, non vi pigliate colore. Devono fare prove, controprove, esperimenti, lastre, per assodare se la malattia o l'infortunio sono veraci o per no. Ma quando è morto, o corre, dice la verità. Sa ferma. E allora è il momento che il medico curante è sicuro di non sbagliare. Il decesso è avvenuto per collasso cardiaco. Lo trovate, professore? E come no? La sto parlando faccia. Mette qua, vieni, ehi, ehi. Questo non sbaglia mai. Ehi, se... ehi. Scostumatone, scostumatone, come si dice questo, eh? Che tengo 75 anni a giocare con te, questo. E questo non dipende dall'età. Questo si chiama Giacchino, guardiano della tenuta morbizza scafata, te lo ricordi, eh? Giacchino. Sta bene dove sta. A 18 anni, professore, vedete, già c'avevo questa ruga in mezzo alla fronte. Questa qua, queste pure si ricordano qualche altra cosettina. E 75 anni, sapete da che si vedono, professore? Da che? Se faccio così col dito, vedete, e spingo, come se avessi appoggiato il dito sopra una pagnotta di pane crudo. Quando tolgo il dito, resta un incapo che poi ci vuole un poco di tempo per rimettersi la carne apposta. Non do che avete una fibra d'acciaio e una salute di ferro. Potiamo aprire un'officina, te cadillo, va. Le verità non sempre fanno piacere. Chi sei scostumato pure. Ma colà. Visite, Ronaldo. Ma voglio vestire. Pronto. E la doccia non ve la fa? Già fatta. E non mi avete chiamato? Non l'ho creduto necessario e poi volevo stare solo. Sapete, ma sa che faccio? Visite. La faccio prima colazione e poi mi vesto. Subito vi sei. Professor. Dite. Con tutta la pillola che mi avete dato ieri sera, vedete, stanotte ho dormito precisamente 3 ore. A me 5-6 ore di sonno mi basterebbero, ma 3 ore so poco. Beh, ma voi di quelle pillole ne potete prendere anche 2, sì. Una prima di cena e una dopo. Ho sentito pure quando è arrivata la macchina al cancello, la voce di Catilli, il traffico qua fuori, il maronna del Carmine. Ho capito che si trattava di intervento, ma ho pensato, se hanno bisogno di me, mi chiamano. Ma non ce n'era bisogno, abbiamo fatto tutto da noi. C'era pure Gerardina. Gerardina, Gennaro Immacolata.
Amedeo? No, Amedeo no. No. È andato a Napoli. Ah. Sì. Vabbè. E ieri sera dopo il fuoco artificiale, siccome si fece tardi, disse che restava qua a dormire. Beh, poi c'è stato l'incidente. Ma che incidente? Mi hai fatto colezione, ne parliamo dopo. Tanto che è grave. No, grave no, altrimenti vi avrebbero svegliato. Fastidioso, sì. Io non c'ero, don Antonio, e mi è dispiaciuto assai. Armida, dove sta? Ecco servito. Adesso vi porto prosciutto e fichi. Aspetta. Allora? Ma con la voi eravate in casa. Parlatemi. E che cosa? Insomma, è successo qualcosa alla mia signora. Che ecco, la signora Armida è stata morsicata da un mastino. Ah. Quando? Verso l'una roppa mezzanotte. Ah. Ce ne eravamo andati a letto tutti quanti. L'ultimo è sempre un Armida perché gli piace mettere la casa a posto senza scocciature. So di preparare qualche cosa per il giorno appresso. Ho sentito strillare e quando sono arrivata l'ho trovata più morta che viva, col vestito stracciato e sporco di sangue. Gennaro e Amedeo l'hanno accompagnata a Napoli con la macchina al pronto soccorso. Io volevo chiamare, ma Ron Armida ha detto no, no, quello poco dorme. Se l'ho svegliato perde pure quelle 3 o 4 ore di sonno che si fa. È buono sto latte, eh? Come no? Pane e latte la mattina, la più migliore colazione. E questo è genuino. Ne dovreste prendere un bicchiere anche la sera. No, la sera no, la sera no. E mo' dove sta? A Napoli, a casa di Amedeo. Proprio la medicazione l'hanno accompagnata là. Ha telefonato? Come no? Ha telefonato verso le 2:30, dicendo che la signora Armida si era assopita e che non appena si sentiva meglio, la metteva in la macchina e la riportava qua. Chi è stata dei due cani? Una cilla o malavita? Non lo so, questa la signora non me l'ha detto. Monacillo no. Monacillo è un cane giudizioso e poi tiene una certa affezione per Armida. Ma la vita è una selvaggia, quello non guarda in faccia a nessuno. Non sono animali pericolosi. Poi c'è stato l'intervento. Già. Ah. E ho fatto? Stanno qua fuori, sono due fatienti, un hai devo palumire. Si sono sparati per motivi equivoci. Secondo me il caso non vi potrà interessare. E stanno qua fuori? Eh già, vogliono parlare con voi evidentemente per appianare la questione. Agge pacienza, Immacolata. Oh, carità, non so, si tuo padrone. E stanno qua fuori e vogliono parlare con me. Dopo il fatto, dopo sparate parlano con me. Si è cagnato un mondo. Sì. È così. E voi, professore, che avete fatto? Cosa? Avete deciso, eh? Don Andò, voi conoscete la mia natura. Io sono un uomo sincero dalla punta dei piedi a quella dei capelli. Ho domandato se avete deciso. Ma perché ci dobbiamo burlare? La mia partenza vi addolora. E si capisce, dopo 35 anni di collaborazione e mi permetto di dire di amicizia, la mia decisione vi mette in imbarazzo. Non voglio essere presuntuoso, ma dovete convenire che vi viene a mancare il braccio destro. Siamo d'accordo? Ma colà! Che è stato? Vi ho detto che questo non è il servizio che dovete fare voi. Tenete in mano sudate e sporche cucine. Queste sono sporche. Chiamate a Gerardino. E mo vi chiama Gerardino. Siamo d'accordo. E allora? Sono stanco di girare a vuoto. E quando partite? Dopodomani. Oh, dopodomani? Sì. Con l'aeroplano? Sì, ho fatto pure il biglietto, e di là, il biglietto è di là. Ah. Sì. E beh, dopo domani è venerdì, vi conviene di partire di venerdì?
di Venere e di Marte, non come ci tengo, si dice. Non... Ma se avete deciso. Sì, stavolta sì, don Antonio, stavolta. Insomma, sono affari vostri. Ecco, bravo. C'è che fa. Qualunque aeroplano prendete. Cioè, nella giornata di sabato è stato a New York. E che significa? Significa che è mio dovere farvi trovare all'aeroporto di New York amici affezionati che vi ricevono come si deve. Allora, questa è una minaccia. È un avvertimento. Professore, io la notte ci metterò la capo sopra la cucina e devo dormire. Per fare questo devo tenere la coscienza a posto. Quando prendo un provvedimento definitivo nei confronti di una persona, in questo caso nei confronti vostri, prima di tutto devo essere sicuro che non potevo agire differentemente, secondo devo avvertire l'interessato e mi spiego. Papà, buongiorno. Chiani, Girardi, c'è pazienza, si tenga la camicia stirata. Allora, tanti baci, Tanti baci. Avete dormito bene? Io sì. Guardate come sono pulito. E gemello vi metto via, papà. Mettelo tu. È il giornale. Mi sta scegliendo la cravatta. Uh-huh. Ha voluto sapere il colore del vestito perché ha detto che la cravatta che aveva scelto non era adatta. Ma è che il giornale te ne gusta? Ma ne porto 4 o 5 per farmela scegliere. Poi tanto fa, tanto dice, mi fa mettere la cravatta che piace a lui. Papà, buongiorno. Dammi un bacio. Vedete quale vi piace. Ma perché questa non è buona? La cravatta è una cosa personale e ognuno se la deve scegliere a gusto proprio. E poi papà non ha mai avuto bisogno di consigli. Ah, papà, scegli. Scegli. A te quale ti piace? Se vi devo dire la verità, mi piacerebbe questa. No, ma un po' capito, io tengo 75 anni. Che va che facendo questa cravatta? Pagheranno i numeri per Napoli. Mi siete fissati con questi 75 anni? Ma dove si vedono? Non si vedono, ma mi sento. Però. Papà mio è giovane. Ad ogni modo, questa è la cravatta che va bene con quel vestito e nessuno vi può dire niente. Vabbè, a te ti piace che? Sì. Dammilla, non ne parliamo più, sennò perdiamo tempo. Sì. A che ora te ne vai? Se vi sbrigate ce ne andiamo assieme. No, io non posso uscire, tengo che fare in casa. Io ho da fare a Napoli. Ho combinato 3 arredamenti completi per 3 matrimoni. Contratto fatto, prezzo chiuso, mi hanno dato pure l'anticipo. Sapete quanto guadagno? Su affare tu. Vabbè, ma per soddisfazione. La soddisfazione mia è quando tu sei soddisfatta. E la mia è quella di vedervi allegro e di buona salute. Siamo soddisfatti tutti e due. I cani hanno mangiato? Non ancora. No. Avete saputo, fatte mamma. Come, non l'ha saputo. Papà, se mi date il permesso, il cane lo sopprimo io. Povera bestia. Ma chiamo povera bestia. E la povera signora un altro poco moriva di paura. Ma io ve l'ho detto, un colpo di rivoltella in fronte non ce lo leva nessuno. E sia lodato Dio. Mi dispiace perché certamente uno si è affezionato. Ma una bestione di chilo è meglio che muore. Onnanto, io non l'ho fatto mangiare ancora. Perché voglio sapere da voi se devo preparare 2 zuppe o una sola. I cani sono i miei. Tu fatti i fatti tuoi. E voi preparate le 2 zuppe come avete fatto sempre. Vabbè. Quando siete belle, papà. E la gente poi dice, ma tu quando ti sposi? E a dove trovano come papà? Papà, ma che cosa? Donato, mi stavate spiegando. In merito alla partenza. Già, in merito alla partenza. Sedete, professore. Grazie. Voi siete padrone tanto di vivere gli anni che va concesso nostro signore, tanto di chiudere la vostra esistenza fra 10 minuti. Se ve ne partite, ve lo dice Antonio Barracana, avete chiuso. Questa è chiamata minaccia. L'omminente minaccia. E lo fa per intimidire la persona e ottenere lo scopo. Se poi non lo ottiene, può darsi pure che rinunzi di mettere in pratica la minaccia e tutto torna come prima. Cioè, non come prima, perché la persona, è vero, fa una bella figura in quanto non ha mollato. E quello che, è vero, non ha mantenuto la promessa della minaccia conferma la sua qualifica, non mi niente. Ma io no. Io ho deciso, adesso dovete decidere voi. Come vedete non è una minaccia, no. È un avvertimento affettuoso che vi grazie, faccio. Grazie, grazie, Donato. Ditemi una cosa, ma non avete nessun dubbio, è vero, sui fatti che si sono svolti da 35 anni in qua, che vi potrebbe far modificare la decisione che avete presa? Sì, sì, sì. Mi dovete dire che significa, sono stanco di girare a vuoto, che resta? Donato, finalmente ho capito. Sì, sì. Ho capito chi siamo io e voi. Io un incosciente fesso e voi un demente. Che sono? Demente significa pazzo, un illuso. Questo siete.
Sono un povero sventurato che a 32 anni ha avuto la disgrazia di incontrarvi. Credere quello che dicevate, aiutarvi, seguirvi. E che adesso si trova a 64 anni, io vecchio, deluso e rimbecillito. 30 anni, don Andò, rappresentano la vita di un uomo. Ah, e noi li abbiamo spesi per proteggere una rete di delinquenti che fa vergogna al nostro paese. Abbiamo rischiato la galeria e voi non una, ma milioni di volte. Perché? Per agevolare una classe di uomini spregevole e abietta, che poi è la vera piaga di una società costituita. È la vera vittima, volete dire? Vittima? Ma è naturale, perché si tratta di gente ignorante. E la società mette a frutto l'ignoranza di questa gente. Come? Professore, sui delitti e sui reati che commette l'ignoranza si muove tutto l'ingranaggio della macchina mangereccia della società costituita. Professore, l'ignorante è un titolo di rendita. Ah. Voi pigliate un ignorante, ve lo mettete in casa e campate di rendita per tutta la vita. Ma l'ignorante ha capito. Che ha capito? Ha capito. E dice, se io vado in tribunale per appianare questa avvertenza, con tutto che ho ragione, la parte avversaria o si serve dei probabili santi che tiene in paradiso, o presenta quattro testimoni falsi, i quali si pagano. Stanno fuori al tribunale, aspettano il cliente. Professore, si affittano. Sì, sì, sì. Carità. Non dire falsa testimonianza. Questo l'ha detto Gesù Cristo, per dirlo lui a segno che si faceva. E si fa ancora, professore. Il magistrato, come dice? Giurato di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E quei quattro fetendoni giurano. C'è il mezzo di dolore. Si attaccano di falso. Prova non ce ne sono. E se ci sono, spariscono. Perché il denaro, i biglietti di banca tengono i piedi, sono motorizzate. E allora, oh, poveri giuranti, non solo per dare la causa, ma si piglia pure una querela per diffamazione. Ora, allora, l'ignorante, invece di correre il pericolo di andare in tribunale, va di persona dalla parte avversaria, si fa giustizia con le sue mani, va in galera lo stesso, siamo d'accordo. Ma la parte avversaria se ne va al camposanto. Professore, ma io non sono un assassino. Avanti, Giacchino, il guardiano della tenuta Marvizzi, chi l'ha ucciso? Non l'ho ucciso io. E la ragione la sapevo. Noi non ve l'ho mai chiesto. Se vi dico che la ragione era dalla parte mia, ci dovete credere. Avevo 10.000 volte ragione. Quella carogna doveva morire. Carogna! Carna maledetta, carna velenosa. Mi creai tutti gli alibi, presentai 8 testimoni falsi. Fui assolto per legittima difesa. Bravo, fazzo. Oggi sono incensurato e tengo il porto d'arma. E che significa? Come che significa? Chi tiene santo va in paradiso, chi non tiene... Va all'inferno? No, viene da me. E mentre noi ci adoperiamo, è vero, per mettere pace con giustizia, gli ignoranti continuano ad ammazzarsi con mattanda cunizia. Ma in tanti anni, professore, che stiamo lavorando insieme per questa causa, diciamo, quanto delitto, quanto reato abbiamo evitato senza ricorrere all'autorità. Ma sono tanti, don Andò, su assalto. Piano piano. Ma che piano piano? È un mare di gente. Insomma, come potete pretendere di portare a termine un'impresa sproporzionata, assurda? E poi, don Andò, io sono stanco di accomodare teste, ricucire pance, estrarre proiettili da gamba, braccia, spalla. Ho pagato a caro prezzo il giorno maledetto che vi ho conosciuto. Mi tenete con voi da 30 anni, come un prigioniero, in ostaggio. È la terza volta che mio fratello mi paga il biglietto per farmi andare in America da lui, dove finalmente troverei riposo, vita dignitosa. Ed è la terza volta che mi fate perdere l'occasione. Ma invece di farmi uccidere in America, don Andò, uccidetemi qua. Don Andò, uccidetemi, così non se ne parla ma più. Ma noi vi vogliamo bene, tutto bene. Era un professionista stimato, onorato, mio padre. Oreste della ragione, ottenne la cattedra. Fui insegnante all'Università di Napoli per 40 anni. Io sono un fratello, ho disonorato un cognome. Io sono una chiavica, un fratello fottuto, questo ma sono io. Che succede? Mi devo mettere a letto. Fra 5 minuti mi scoppia la febbre. Ma posso? Pulite le bicchierine e cose. No. Mettetemi a letto con una borsa d'acqua. Subito, accompagnatemi in camera mia, per favore. Se vi scoppia la febbre dovete rimandare la partenza. Già. E se vi passa, che fate? Partite gli stessi? Non lo so. Non lo so, per adesso speriamo che vi passi la febbre. Speriamo che vi passi. Speriamo. Oh, Nando, sei stato comodo. Capo. È venuto Pasquale una sola. Vicenzo Cuozza e c'è stata la Filuccia Sant'Aniello con una ragazza. Sant'Aniello? O figlio di Panatino.
E poi? E poi qua fuori c'è sto un altro palomiello che pure vogliono conferire con tutti. Gerardi! Papà, che è, papà? Piglia l'incartamento, trova la pratica, cuzzo una su, no? Nasone, cuozzo, cuozzo, dove sta? Fai entrare questa gente, va. Tutti qua. Tutto quanto, fallo entrare, sì. Va. Ah, ecco qua. Ah, bravo, vieni, vieni. Vieni, assetto, ti siete. Sì. E che si tratta, loco? È una cambiale di 300.000 lire che si trova nelle mani di Pasquale Nasone a firma di Vincenzo Cuozzo. Ah, sì, con l'interesse del 10% alla settimana che diventa il 40% alla fine del mese. Sì, signore. Entrate. Ah. Don Antonio, i miei rispetti. Buon Antonio, sono sempre di voi. Buon Antonio, buongiorno. Buon Antonio, buongiorno. Tu sei Sant'Anillo? A servirvi, la mia fidanzata. E voi si aspettate un altro poco, fate matrimonio e battesimo tutto insieme. Già. La fidanzata, dici che mi ha parlato? Veramente la faccenda mia è un poco complicata. È un fatto lungo, ho capito. Allora sai che può fare? Fate una passeggiata, piglio un po' d'aria con la fidanzata pure con i giardini, mi spiego queste piccole faccende e poi ti faccio chiamare, vai. Come volete voi, Don Antonio? Io sì, un aiuto palomino. A servire, buon Antonio. All'obbedienza. Aspettatelo là fuori, vai. Al vostro comodo. Oh, Pasqua, bellezza, che si dice a Napoli? La solita vita. Mia sorella ha avuto un altro bambino. E con questo sono una bellezza di 6, 2 maschi e 4 femmine. Sta bene, e dove ci sono i figli c'è provvidenza. Facciamo la volontà di Dio, sempre sia lodato, non ci potiamo lamentare. No. E vogliamo aggiustare questa faccenda. Quale faccenda? Pure Vicenza, tenere i figli. Sei. Vuol dire che la provvidenza non mancherà nemmeno in casa sua. Pasqua, a me non mi piace parlare assai, e poi la giornata è corta, ma ti spiego come va la faccenda. Io l'altro giorno sono andato a Napoli per fare certe spese per la tenuta. Al rettifilo mi sono incontrato con Vincenzo Cuozzo. Vincenzo, bella, cara Don Antonio, io conoscevo la buonanima del padre, un lavoratore, una persona come si deve, un artigiano onesto. Vincenzo, dico, che è stato? Tira una brutta faccia. Insomma, per parlare brevemente, mi dice Vincenzo che era venuta la distruzione della sua famiglia, che per via di una cambiale di 300.000 lire che tiene nelle vostre mani, sulla quale sta pagando un interesse del 10% alla settimana da 7 mesi, dice per farla finita devo sparare a Pasquale Nasone. A me? Ma distrutto, non andò, ha distrutto le figlie mie. 120.000 lire al mese non ne guadagno, mai da credere, sto pavando da 7 mesi e tengo sempre un rap di 300.000 lire con per spare. E figlie mie si morono di fame, sta carogna che non sento pietà. Ogni fine mese nuovo, mia moglie si è venuta pure in matalazzo. Mi tenevo un vestito nuovo, come lo mettevo sulla romenica, pure chi lo mangia avuto a vendere. Mai non capisco, quando ti servivano dei soldi che si avessi pigliato, non sapevi quello che dovevi pagare. Se me li restituivo dopo una settimana, avresti fatto un affare, perché 300.000 lire ti costavano 30. Oh, non andò, è gente che non so sa regolare. Ma io i soldi per pigliare per fare l'operazione a mia figlia. Ma tu hai ragione, ma se mi vengono a mancare i pagamenti, mi devo fermare. Ehi, pur tengo famiglia. Tu si lo fa tento. E te la macchina perché affitta in camera a certa gente. E tua moglie sapeva il mestiere che fa. Tu rammi prima i soldi che mi devi, poi ti scudo e ti metti all'altezza. Vogliamo concludere? Concludo, non andò. Quello ha detto che mi vuole sparare. Se la sente di pigliarsi 30 anni di galera. L'altro giorno ha detto che ti voleva sparare, poi ha cambiato idea. Ieri è venuto e mi ha messo al corrente del nuovo programma che tiene. Ieri sono venuto da voi. State zitto. Sto parlando io, che rispondo a famiglia. Ieri è venuto e mi ha portato le 300.000 lire. Io? Stavamo dicendo. Vicenza ha consegnato nelle mie mani le 300.000 lire che vi deve. Oh, non scusate, mai per diffidenza, per carità. Ma perché non me l'ha portata a me? Perché l'interesse dell'ultimo mese non lo vorrebbe pagare, ecco, questo è tutto. E mi ha pregato di intercedere presso di voi, cosa tenete presente? Che 300.000 lire in 7 mesi vanno fruttate 840.000 lire. Potete anche chiudere un occhio, se non mi affinia la corta, sì. Si può negare qualche cosa all'amabilità di Don Antonio Barragà. La vostra promessa è una preghiera per me. Ok, no, siete troppo buoni. Avete portato il titolo? Ecco. Bravo, facciamo qua le pezze e qua il sapore. Sì, signore. Bravo, andiamo qua.
Vi dovete accontentare, sono tutti biglietti da 10.000 lire. Per carità, io ho la tasca segreta della foto di Maggiano. Però lui ad esigenza, si capisce? Girardino, apro diretto, va. Ma quello diretto, papà? Ho diretto qua del tavolo. Ho diretto Santa Lucia, amica. E siete giovani, ho diretto lo tavolo qua sotto. Che si può fare? Diamo, noi. Ecco poi. Questo è ho diretto. Si è aperto. Dentro ci stanno tre pacche di 100.000 lire l'uno. E tu? E si chiudo diretto. Ecco, si chiude. Ma scusa, favorite, queste sono 300.000 lire, io l'ho contato. Volete contare voi adesso? Buon andò, e che conto? E 300.000 lire. Buon andò, ma... Contate. Ma che conto? Contate. Conto. Piano piano, venite vi fatto questo, può darsi che mi sono sbagliato, a vantaggio mia. Pigliate il pacco, pigliate il pacco, apritelo, già da sfogliare. Piano piano, non correte che sono interesse vostro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e di, e sono 100, contate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e di, e sono 200, contate. Contate. E uno, e due, tre. No, no, contate come si dice. E voi quando contate il denaro guardate per aria. Come? Voi sapete come si conta il denaro perché siete abituati. Com'è? Come? Contate, bravo, contate come si dice. Guardate il denaro, pigliate un pacco. Bravo. Sfilatela una volta, piano piano, se no vi faccio contare da capo. Uno, due, bravo. Tre, quattro. Cinque. Fate così, fate così, quelle si attaccano, fate così, sei, sette, otto, nove, e dieci. Siete soddisfatti? Sì, signore. Il debito è stato pagato. Stringetevi la mano, l'incidente è chiuso, il fatto non ha seguito. Per me sono pronto. Come volete. Io me l'andrei. Dove andare? A capo. I soldi li lasciate qua. Oh, no, ma... Pigliatevi 300.000 lire, come? Sembra uno sfregio. Pigliatevi i soldi. L'avete lasciato tutti sparpagliati. Fate un pacco solo. Aggiustatelo, aggiustatelo, fate un pacco. Mettetelo nella tasca segreta. Bravo, abbottonate la giacca. Volete compagnie per no, la campagna? No, no, state comodo, ragazzi. Ma qua ragazzi. È tutta gente per bene. Stesso, state comodo, fate ragazzi. Passare a Don Pasquale. Statevi bene. Salutate statevi a Don Pasquale. Tanti riguardi, Don Pasquale. Tanti riguardi. Chi si vuol dire, lo debito è stato pagato, non ci pensa più. Ho la capacità, ho la dovuta salvare i figli miei, la famiglia mia, che sto in male, non so. Ma vada a dire da fare, c'è altra gente che aspetti. Ho la dovuta salvare i figli miei, ho la dovuta fare il vostro, ho la dovuta fare il vostro, ho la dovuta fare il vostro, ho la dovuta fare il chi altri ci sta? San Danilo, papà. Ah, no, ci siamo anche noi. Ah, sì, tu sei un aiuto Palomino. A servire, buon Natale. Tu sei stato sparato nella gamba. Sì, signore, Palomino l'ha servito. Ho fatto. Buon Natale, io sto al porto. Quando arrivano gli americani li avvicino e quando trovo, diciamo, l'elemento adatto, l'accompagno al Colorado, il locale notturno che sta in via Marina. Ora, mo, io sono un poco cagionevole di salute, sapete, la vita di notte, l'umidità, sono stato a letto 25 giorni con bronchite e polmonite. Stufo Dandone si è presentato alla direzione del Colorado e si è proposto di fare il lavoro che facevo io. Onnando, Pagnotto e Pagnotto. Non mi sono presentato, mi hanno invitato. Di quale rione sei tu? Di Monte Calvario. Ah, e tu? Sanità, Onnando. Ah, tu sei da Sanità, bravo.
C'è una rivoltella, è vero? Sei armato? Sì, signor. Mettilo sopra la tavola. Le mancanze sono due. Uno l'ha commesso Palomiello nei confronti di Ronaida. Il Colorado è un locale frequentato da lui, chi l'aiuta la famiglia, deve vivere, deve lavorare. Perché sei andato da quella parte, da quei paranci? T'hanno chiamato, non ci dovevi andare, ci sei andato tu, hai fatto male. Ah, Pagnotti, a Pagnotti. E beh, non ti permettere più. Beh, t'ha già fa sorvegliare. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Un altro l'ha commesso Knight nei confronti miei. Oh, andando. O Palomino l'ha sgarrata. Ma il suo sgarro, diciamo, non si punisce con un colpo di rivoltella. Ah, Rosì mi arriva. Tu sei da sanità? Eh? E perché prima di sparare non sei venuto da me? E perché quando hai sparato poi l'hai portato qua e non l'hai portato al pronto soccorso? Ti sei messo paura di un referto medico? No, signore, non andò, perché se lui vuole soddisfazione... Sparisse a te. Spara lui a te. E poi non finisce più. No, io sparo a te, tu spara a me, poi ci sparammo. Poi escono i fratelli, i cognati, poi esce il padre, la mamma, i zii, i parenti. Dove volete arrivare? La guerra europea, la carneficina. Siete giovani. Lo volete capire, sì o no? La vita si rispetta. L'incidente è chiuso, stringetevi la mano e il fatto non ha seguito. E mo si andiamo pure. Dite a me o non dopo. Signor sì. Un'altra volta, se vuoi sparare per conto tuo, ti devi dimenticare del nome di Antonio Barracana. Ma se tu ricordi, prima di sparare devi chiedere permesso a me, che sia la rivoltella, te. Stato buono, buona giornata e buona fortuna. State buono, voglio, eh? State va bene. Buona giornata. Buona giornata. Chiamata a San Danilo. Sto qua, don Antonio. Bravo, entra, fammi sentire questo fatto lungo. Va, siedete, prendi dalla sedia pure pa, pa Nannello, allora, vedi? Voi non vi ricordate di me? Non mi ricordo. Io sì. Vostro padre tiene la panetteria in via Giacinto Albino. Adesso ne tiene due. Ah, sei ingrandito. La panetteria in via Giacinto Albino è rimasta com'era. Quella che ha aperto 2 anni fa a via Roma è un locale moderno a 2 entrate. Fa affari d'oro e serve la migliore clientela di Napoli. Io andavo a scuola a via Giacinto Albino e la mattina compravo sempre il panino per la merenda da voi. Non vi ricordate di me? Come no? E quella bella donna bruna che serviva al banco, che portava quel bel laccio d'oro al collo. Quella era mia madre. Mi lasciò quando io tenevo 6 anni. Durante la guerra i bombardamenti erano forti. Lei soffriva di cuore e non poteva resistere nei ricoveri. Abitavamo al primo piano. Il palazzo accanto a noi fu colpito da 3 bombe. Ah. Quando si dice il destino, una scheggia entrò dalla finestra e colpì mia madre qua, all'aortica. In 3 minuti se ne andò all'altro mondo. Povera donna. La guerra. Maledetta sia la guerra. Allora, basta, vogliamo venire al Busillis. Onnando, io vorrei parlare con voi da solo a solo. La cosa... è molto delicata. Ma signor, è arrivata signora Armi! È arrivata mamma! Alzate, mamma! No! Per carità! Io tengo fuoco qua! Oh, mamma! Tata! Armi, mannaggia, capito! Mi faccia piango che te! Per forza, 12 punti! 12 punti! 12! Tata! Chi sta stato a servizio è Malavito. Papà, se mi date il permesso a Malavito lo sparo io. Se non ti dispiace, questo sfizio lo vorrei avere io. Non mi fate male con questa rivoltella. Un momento. Armi, io voglio sapere una cosa. Poi la rivoltella che deve servire per Malavito è una sola, è la mia. Quando Malavito ti ha fatto un malamento, è venuto in camera tua? No. A che ora è successo il fatto? All'una dopo mezzanotte, mentre prendeva le uova dal gallinaio. Armi, belletto donna, quanto ti voglio bene io. Assai. E tu a me mi vuoi bene? Tato,
Tu stanotte hai sofferto, stai soffrendo ancora, ma in questo momento chi sta soffrendo più assai? Tu o io? Tu. E la cicatrice che trommano sopra la mammella sinistra, a me a dom resta. Goppo cor. Ma la vita sta nella masseria per proteggere la casa, la famiglia e le galline. Sei stata tu che hai provocato la malavita. Conservatevi il rivoltello, avrà ragione o cane. Ma come ti senti? Come... Un poco meglio. Ma guardate. La donna mi volesse mettere un poco sopra o letto. No, 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 io lo so. Ma non mi chiamo, ma non mi chiamo. Ma non mi chiamo. Ma non mi chiamo. Tanto, quell'hanno detto che io mi devo fare la curandina. Un signore, non dovete farlo. Io devo esibire la dichiarazione del veterinario che i cani stanno bene. No, tanto, quelli mi fanno le siringhe sopra la mano. Ma non ci stavo certificato. Ma non ci stavo. Invece tutto il lavoro completo, tutti e due. Onnato. Ah, è venuto la mia signora, se ne parla domani. Onnato, è una cosa urgente e seria. Qualunque cosa, 24 ore non ne ha fine del mondo. Domani se ne parlo. Onnato, domani mattina devo uccidere mio padre. Non hai capito. Domani mattina debbo uccidere mio padre. E secondo me hai deciso. Sì. Allora il fatto è lungo. Puoi tornare fra due ore? Fra due ore, sì. Le 9:15. E che fa, Totone, perché non do? Ma il tempo ci vuole per andare e venire dal canile municipale. È lontano e non è nemmeno un'ora che sono venuto a prendere il cane. Ma perché non l'ha accompagnato Gennaro? E tu lo sai che se Gennaro la mattina non va al negozio, gli manca la terra sotto i piedi. Si è messo in macchina e se n'è andato. E a me te? Antonio l'ha fatto correre a Napoli per una commissione urgente. Non ho potuto capire di che si trattava. Ma ho sentito che ha detto, mi raccomando, mi ha detto, metti in la macchina e tu porti qua. Ah, chi? Questo non lo so. Ma perché non l'avete accompagnato voi? Donna, mi ha avuto un attacco di febbre violentissima, mi battevano i denti, è vero, Immacolata. Come no? Ho dovuto correre con le borse d'acqua calda. Non solamente un quarto d'ora fa mi sono ripreso e mi sono alzato dal letto. Voi ogni volta che dovete partire vi sentite male, eh? Pure l'altra volta vi scoppiò la febbre. E si vede che l'aria americana non mi giova. La sento a distanza e mi fa male. Il canile municipale sta lontano. Ma di che avete paura? Non è la prima volta che i cani di Don Antonio finiscono in quarantena. Voi lo sapete da Don come è fatto. Tiene il cuore quando è una casa. È buono. Ma avete la legge a modo suo. Se succede che là sopra maltrattano un cane, perde la capa, non considera dove si trova, non calcola che si tratta d'autorità. Anzi, se calcola questo, si imbestialisce peggio. Antonio Baracano lo conosco meglio io. L'avete visto mai in tribunale quando si inchina e dice «Illustrissimo signor Presidente»? Ma quello è il magistrato. No, 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 lo fa pure con l'usciere. Lo fa con tutte le persone che occupano una carica nel campo legale, autorevole o modesta che sia. Lui capisce, per esempio, che l'usciere non è un uomo libero da trattarsi da pari a pari. No, ma è un funzionario che ha la sua parte di dovere e di responsabilità. Don Antonio sa benissimo come comportarsi. Può darsi pure che riesce a riportarsi il cane. No, no, questo no. L'altra volta se lo tenne in esperimento 2 settimane. Scusate. Chi è?
È un giovanotto che è venuto pure un'ora fa, ha parlato con Don Antonio. È Rafiluccio San Daniele, mamma. A servirvi, signor. Ma vi è successo qualche cosa? Quella giovane che stava con me. Ah, sì? Non è uscita con voi? Sì, perché Don Antonio mi ha detto di tornare dopo 2 ore. Siamo usciti insieme e ci siamo trattenuti nella masseria perché non sapevamo dove andare. Le 2 ore non sono ancora passate, ci vogliono 20 minuti. Sarà stato il sole. Riduce delicate. Si è sentita male, mi sono messa una paura. Povera figlia. E dove sta? Dietro il secondo fruttivo a destra. Dottore, portatela qua. Io pure sono stato male, il sole non mi fa bene. Sì, sì, ma colà, venite. Dove venite, giovino, venite. Deve essere il figlio del panettiere che sta a Napoli in via Giacinto Albino. È a giovane. Non la conosco. Donami, come vi sentite? È un poco meglio, grazie. Mi è dispiaciuto tanto che non mi sono trovato io qua stanotte. Ma più tardi mando in farmacia a prendere delle gocce calmanti, casomai vi dovesse far male la ferita stanotte. Grazie tanto, professore. Ma tu poi che siamo arrivati. Piano, piano, appoggiatevi a me. Grazie. Ma adesso sto bene. Quello è stato un giramento di testa. Questa niente è una cosa. Sarà stato il sole, come ha detto quel giovanotto. Sì, sì. Adesso vi riposate un poco qua, al fresco, e subito vi ripigliate. Aspetta, ma non è meglio che il professore lo fa una visita? A me mi pare che la ragazza è incinta. Di 7 mesi. È vostra moglie? È la femmina mia. Professore, è visitato. E che la visito a fare? Il fatto che sia incinta non significa niente. Qua si tratta di denutrizione. Guarda com'è pallida. Il razzo d'occhiaio che tiene. Sta povera figlia muore di freddo. Fai sentire. Il polso si sente appena. A che ora hai mangiato? Non hai mangiato? No, professore. E questo è appetito arretrato. Sono mesi che la ragazza manca di nutrizione adeguata. Proprio così. E beh, tu poco fai detto con tanta spavalderia, a femmina mia, e poi mi vieni a dire che sta digiuna. Professore, quella ragazza che avete visitato, la vedete? Non è niente. Sono 4 ossa messe assieme che una persona sbadata può fare così con le mani e dice questa è roba inutile, non serve. E senza pensarci sopra, le butta in un angolo in mezzo ai rifiuti e non se ne parla più. Veste alla moda, oh signore, porto le calze di seta, non le porto. Vado al parrucchiere, non ci va. Eppure, quelle 4 ossa messe assieme, proprio come sono state messe, in quella stessa posizione, con quelli 2 occhi, con quella pelle, con lo stesso colore, sta cosa niente, aprite. È la femmina mia. E a me, guardate a me, tengo le scarpe rotte, eh? E guardate dove siete. Hai da provocazione. E volete vedere la camicia? No. Eppure io che rappresento. 4 ossa schifose che chiunque farebbe col piede così per farle finire nell'immondizia. Ma per lei queste 4 ossa schifose sapete che rappresentano? L'uomo suo. Quanto è bello. Lavoro al porto come facchino saltuariamente e quando non entro in quota, perché si massaia, mi chiudono il cancello in faccia. Mi propongo come manovale, come portabagaglio, uomo di fatica, guardiano, guardacesso. Faccio qualunque cosa. Quando guadagno una lira a portamanesse, un pezzo di pane si divide in due. Quando ci sta. E quando non ci sta, niente per lei e niente per me. E morite di fame tutti e due? No, tutti e tre. Perché la creatura che Rita tiene nella pancia è figlia a me. Va bene, questa paternità che senti con tanto orgoglio di fonore, va bene, ma signori miei, qua se la ragazza non mangia subito qualche cosa, perde completamente i sensi, eh? Ma culo. Ma vedete che si deve vedere sulla faccia della terra? Andate in farmacia e fatevi dare subito questo, va? Professore, adesso. Adesso? Che paura di lasciare la femmina tua qua? No, ma... Lui non porta mai i soldi. Dice che se no li perde. Li fa portare sempre a me. Aspetta, aspetta. Faccio io, dammi qua. Questi sono i biglietti della circonvenzionale. Per venire qua abbiamo fatto i biglietti di andata e ritorno. Se si perdono questi restiamo a Terzigni. Ah, chi si è il braccialetto tuo? Si è spezzato il filo, non mi fa perdere curallo. Chi ti tocca?
Ma i soldi dove stanno? Ah, eccoli qua. 300 lire abbastano. Che ne so io. Andate, dite che siete persone della signora Barragana. Noi paghiamo il conto a fine mese. E per quale motivo dovete pagare voi la medicina? È una sciocchezza. Mi dovete scusare, ma non lo posso permettere. Ma io tengo un debito con voi. Un debito? Quando andavo a scuola e venivo a comprare il panino, voi mi davate sempre un tarallo di nascosto di vostro padre. Io me lo mangiavo con una gioia. E fate il conto di quanti tarallini mi avete dato e vedrete che oltre la medicina vi dobbiamo dare pure il resto. Andate, fate presto. Permettete, io muovo. Il brodo è bollente, ci sta pure un pezzo di carne dentro. Onna, come vi chiama? E mangiate qualche cosa. Un poco di brodo caldo, prima un poco di brodo. Ma sì, il brodo, la carne, un bel bicchiere di latte, ci sta pure la mozzarella fresca. Ma che? Ma non volete mangiare? Come no? Piano piano mangia. Povera figlia, sta come fosse in soggezione. Vuoi rimanere sola? Raffiluccio. E mai andato in farmacia? Comincia a mangiare tu. È meglio che la lasciamo solo, se no non mangia. Sì, sì, ma con la mamma mia, e che bella nottata che si presenta stanotte. Ah, mamma mia, ma come già fa male tutta sta spalla. Adesso mando Catiello in farmacia a prendere le gocce calmanti. Grazie tanto, professore. Prego. Nessuno ti corre appresso. Ma è stata la signora che mi ha voluto far mangiare e non voleva niente. Mangi, mangi, con buona salute. Vai avanti, mangi, mangi. Siete e mangi, va. Il brodo si prende caldo. Grazie, ma il brodo già l'ho preso. Adesso mi vorrei mangiare un poco di mozzarella. Mangi la mozzarella con buona salute, brava. Grazie. Tu sei la fidanzata di Raffiluccio, No, la fidanzata proprio no. Lui così dice. E così dice quando c'è gente strana e mi deve presentare. Ma se ce l'ho domandato in confidenza, mi dice che sono la femmina sua. E beh, tu sai che significa quando l'uomo dice che sta qua è la femmina mia. Lo so perché me l'ha spiegato lui. A che significa? E voi non lo sapete. Ma voglio sapere se quello che so io è la stessa cosa di quello che ha spiegato Raffiluccio a te. Dite prima voi quello che sapete, così io intanto mi mangio la mozzarella e poi parlo io. Vabbè, dunque, la femmina mia non si usa né per la moglie né per la fidanzata. In tutti e due i casi, diciamo, per la donna è un'offesa. Ah, mogliere, mogliere, quando si vuole parlare di lei, si deve dire la mia signora. No, all'epoca vostra forse, voi siete vicchiariello. Adesso no, quella che mi ha spiegato Raffiluccio significa un'altra cosa. E che significa? Ecco qua. Io non ho conosciuto i genitori, sono stata allevata e cresciuta dalle suore di carità nell'ospizio della misericordia a Torre del Greco. A 15 anni, 8 anni fa, adesso ne tengo 23,
entrai come domestica in casa di una famiglia per bene che aveva fatto richiesta all'ospizio dando tutte le garanzie. E devo dire la verità che mi trattavano bene e mi ero pure affezionata a questa famiglia. Sta di casa in una traversa in via Giacinta Albino e in via Giacinta Albino per tutto il tempo che sono stata a servizi in questa famiglia andavo a prendere il pane nella panetteria del padre di Rafiluccio. Perché per quasi 7 anni io non guardavo a Rafiluccio e Rafiluccio non guardava a me? Io entravo, 2 chili di pane, lo pigliava, mi pesava, mi dava il pane, buongiorno, ti saluto e me ne andavo. Ma questo che c'entra qua, femmina mia? Mi ha aspettato, mo sentite. Una mattina, questo un anno e mezzo fa, stavo comprando il pane come al solito. Posso offrirvi il cinematografo stasera? Chi questo, Rafiluccio? No, un meccanico che si stava comprando certi taralli. Mi dispiace, dissi io, ma non vado al cinematografo con chi non conosco. Ma non fa niente, disse il meccanico. Vuol dire che ce ne andiamo io e Rafiluccio. Rafiluccio, sei? No, rispose Rafiluccio. Stasera è impossibile. Emma guardava fisso dentro agli occhi. Tengo un appuntamento alle 9 precise all'ingresso del cinema Santa Lucia. Emma seguitava a guardare. Io capii. E alle 9 precise all'ingresso del cinema Santa Lucia son detto braccio era Rafiluccio che passavo sotto braccio mio. Io camminavo con l'occhio chiuso, non vedevo niente. Ma aspettavo solamente che mi dicevo qualche cosa. Finalmente mi disse sottovoce. Ma vuoi bene? A 7 anni, dice Dio. E tu? Quando hai pensato a me la prima volta? 7 anni fa. 2 persone, 1 pensiero. Da quella sera mi è diventata indifferente qualunque cosa. La gente per strada non mi interessa, non guarda i magazzini, non desidera un cinematografo. Si mi parlano, non sento che la gamma dicono. Quando sto con Rafiluccio sono contenta e mi pare lecita qualunque cosa. E Rafiluccio mi ha spiegato che questo succede solamente quando una persona è fatta esclusivamente per un'altra persona. In altri termini, la donna allora diventa completa e può apprezzare le cose belle quando incontra l'uomo fatto proprio per lei e l'uomo la femmina. E io ho trovato Rafiluccio. E Rafiluccio ha trovato a me. Si sono incontrate le anime gemella. Bravo. Dimmi una cosa, tu sai niente di questa decisione che ha preso Rafiluccio? Sì, è testardo. Quando dice croce è croce. Oramai sono 3 mesi che a Rafiluccio le è venuta questa fissazione. Secondo te avrebbe ragione di fare quello che ha deciso? Ma quando stiamo insieme e parliamo, mi pare che aveva ragione. Poi quando resto sola e penso a quello che mi ha detto, mi pare che non aveva ragione in più. Beh, tu sei una femmina sua, non hai potuto farla cambiare idea. Ma che faccio? Che posso fare? Ma per Rafiluccio non è più un'idea. È una malattia. Penso sempre la stessa cosa. La notte non dorma. Salvatelo, don Antò, salvatelo. Soltanto voi potete fare questo miracolo. Siamo venuti perché dovevo parlare io con don Antonio, non tu. Don Antonio, perdonate, ma la ragazza non ha capito la personalità che si trova di fronte. Ti ho detto che quando non ci sono io devi tenere la bocca giù. Sono stato io che l'ho interrogato. E rispondeva non so niente. Quando viene la Fiucci parlate con lui. E basta, non piangere più, che ti fa male. E questo fa, la vedete, piange continuamente. Rafilu, io sono pronto, se vuoi parlare. Sì, ride, fate una passeggiatina e entri fuori mentre parla con Don Antonio. No, va. Fammi stare presente, fammi sentire che dice Don Antonio. Cammina, va, pigliare un po' d'aria. Don Antonio, dici Doncello, che mi fa stare presente, mi voglio bene. Papà, com'è andata? Mi sono assicurato che il cane lo trattano bene, fra 7-8 giorni me lo restituiscono, tutto a posto. E voi, avete mangiato qualche cosa? Sì, grazie. Ha mangiato? Sì, si ha pigliato un po' di brodo, si ha mangiato un po' di mozzarella. Quest'altra roba portatela in cucina, qualche altra cosa sai, mangia là che dobbiamo parlare, va? Sì, sì. Venite, bella figlia. No, questo no, l'ho conservata a Rafiluccio. Vabbè. Mangiatelo, Rafiluccio, è carne bollita. Grazie, ma non tengo appetito, potete togliere. È mangiatelo pure per far piacere a lei. Fammi contento. Non tengo appetito. Vabbè, lascialo qua, va, può darsi che l'appetito alla vene, va. E venite con lui, vengo subito. Rafilu,
Io me ne vado come hai voluto tu. Parla con Don Antonio che certamente ti darà un buon consiglio. E ricordati che io sono una femmina tua. E mangiatillo, piezze bollite. Stamattina non ti mangiate niente. Sì, sì. Dove sta la cucina? Da questa parte. Dunque, Napoli, io sono pronto. Se vuoi parlare, siedi e fammi sentire questo fatto lungo, questo grazie, fatto no. complicato. Onando. Ecco. Onando, io. Onando, onando. Onando, dindo, dindo. Sandari, io conosco uomini e cose, ho viaggiato, hai capito? La vita l'ho campata praticamente. Tu 2 ore fa sei venuto e mi hai detto freddamente e con una certezza matematica io domani mattina debbo uccidere mio padre. Adesso ti vedo impacciato e reticente. Questo significa che tu in queste 2 ore ci hai pensato e adesso non trovo le parole per dirmi che hai cambiato idea. È meglio così, non ci pensiamo più. Va, lascia per. No, 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 no. Se mi vedete impacciato è perché ho sentito sempre parlare di voi e non ho avuto mai l'onore di avvicinarvi. Quando si nomina Antonio Barragana, bocca chiusa e cappella a terra. È il rispetto che sento per voi che non mi permette di parlare, diciamo, sfacciatamente. Voi mettete in soggezione, ecco. Ma l'uomo è uomo. E quello che vi ho detto 2 ore fa lo sostengo ancora adesso e lo sostengo fino a domani mattina. Con questo tu vuoi dire che per domani mattina hai bello liquidato tuo padre? È per forza. Ah, perché dove sta scritto? E mettiamo pure che sta scritto a qualche parte. Avanti, tu lo hai trovato scritto e hai deciso. Allora, che lo viene a dire a fare a me, che c'entro io? Che... Me lo dici così, a titolo di cronaca. Vabbè, che faccio un confessore. Se tu mi vieni a dire, Don Andò, i fatti sono questi, così, 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 datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare, ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo, e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura. Santarì, l'uomo sono io, che vuoi fare? Vuoi il consiglio o te ne vuoi andare? Onando, ma... Onando, siete padre e figlio, lo capisce sì o no? Ma perché non capisce prima lui che siamo figlio e padre? Quando sono venuto al mondo io, mio padre già stava in casa. Quando venne al mondo mio padre, io in casa non c'era. Onando, Arturo Sandanillo non è un padre, è una carogna. Se sei venuto da me per avere il consiglio, sono io che ti dico se tuo padre è carogna o no. Può essere pure che la carogna sei tu. Onando. E andiamo avanti. Da quanto tempo non vi vedete tu e tuo padre? Da 13 mesi. E come vi siete lasciati l'ultima volta? Mi disse testualmente, non ti riconosco più come figlio e da stasera trovo di lavoro in un'altra panetteria e non mettere più piedi in casa mia. E da allora c'è stata brava gente che è venuta da te a dire tuo padre dice questo e questo di te ed altra gente che è andata da tuo padre a dire vostro figlio dice questo e questo di voi. E da allora non vi siete visti più? No. Sei stato a scuola? Poco. Ho fatto la terza elementare. E poi mio padre disse che era meglio il mestiere e mi prese subito con lui in bottega. Ma so leggere e scrivere. Io no. Io posso leggere ma non so ci scrivere. Leggo i giornali, le lettere grandi, i titoli grossi, capisci? Le lettere... La scrittura a mano mi imbroglia, ma già fa leggere. Insomma, tu 4 scippe e 6 fa. Mi arrangio. E mi sono arrangiato pure io.
Santanì, io non conosco il motivo del dissidio fra te e tuo padre, è vero. Le campane sono sempre due e a me mi piace di sentirlo suonare insieme. Una campana sola suona per i morti e io non sono morto, sono vivo. Onnato, permettete? La vostra parola conta. Mio padre deve sapere da voi come stanno le cose e qual è la mia intenzione. Se non mi dà quello che mi spetta come diritto di figlio... Ti ho detto che le campane devono suonare insieme. La campana solo non mi serve. Stai armato? Sì, signore. Tieni la rivoltella. Sì. Mettilo sopra la tavola. È fatta. È tutto? È tutto, Nadò. Io sto qua, papà. Tutto fatto. Buongiorno. La persona? Sta qua fuori, la faccio entrare. No, Santanì, abba pazienza. È un affare urgente, non me l'aspettavo, ma me la devo sbrigare in poco tempo, poi ti faccio chiamare. Fa compagnia sì, a Santanì. Ci facciamo quattro chiacchiere, sì. Ci facciamo una partita. No, e allora mi fate chiamare voi? Ti faccio chiamare io, stai tra. Sì, sì, venite, che le papà si sbriga tu. Sì, sì, venite, venite. Voi siete Don Arturo Santanilla? A servirvi? Carità, mio favorito. È tutta proprietà vostra questa? Accomodato. Ma da qua non si vede, ma... Fino a 4 chilometri dopo l'Olivita, da dove siete venuti voi, vedete, è qua abbasso, vedete, fino al mare, vedete, è tutta proprietà mia. Ah, buona salute. Accomodatevi, accomodatevi. Grazie tanto. 40 anni fa, quando tornai dall'America, feci l'affare, ma comprai tutto. Allora la terra costava niente. Una miseria, poi l'ho valorizzata io. Ci fatti le strade, il fognatore, capito? Ho fatto la lottizzazione. Fabbrica, casetta, villino, palazzetta, fabbrica e venda. Questa è una zona di paradiso. Montagna e mare, l'aria è buona, la gente viene a villeggiare, oramai è lanciata. Già voi chiamate l'ingegnere, l'architetto. Oh, per carità, sì, chiamano l'architetto e l'ingegnere. Chi? Per chi ha l'elemosina? No, no. Io faccio tutto da me, io sì. Tengo un capomastra della vecchia guardia, un vecchietto ma onesto, una persona come si deve. Se viene poi ne ha scoperto in America, capito? Mattoni, infissi, cemento, ferro. Mia figlia porta la contabilità, fra di noi costruisco in economia. Un progetto lo dovete presentare. Ah, questa è una zona fuori tiro, non ci vanno l'idea. E poi presente un progetto. Un progetto è di carta. Beh, è una carta. Arturo, la più grande scoperta, sentite a me, non è stata la radio, la televisione, la bomba atomica, lo Sputnik, non da retta. La più grande scoperta è stata la carta. Oh, sentiamo. Quante cose si fanno con la carta? Quante cose? Voi mi direte cambiare la carta bollata, i libri. Passaporti, licenze, manifesti. I giornali. I giornali. Ma se fa pure un'altra cosa. C'è stato un uomo, adesso il suo nome si perde nella notte dei tempi, diciamo, un uomo geniale, vedete? Ha pigliato un pezzo di carta, l'ha tagliato quadrata. Ha piegato i quattro angoli, tre l'ha incollata e uno l'ha lasciato aperto. Su quest'ultimo poi col pennello ci ha passato una certa gomma, due striscette, vero, che appena si passa si asciuga. E che ridiventa attaccaticcio quando ci passate sopra la saliva con la lingua. La busta. Diventa busta. Quando ci avete messo dentro i biglietti in banca che sono pure di carta. Arturo. Senza la busta si ferma pure la bomba atomica. È un maninario, no? Resta ferma, carità. A busta. Quello l'architetto, l'ingegnere, tiene la laurea, avete capito? Conosce il codice edilizio a memoria, caro Arturo. E quando ha incatenato un povero
ignorando in materia che vuole costruire, ma chi allora lo lascia quando l'ha mandato o al fallimento completo o al manicomio. E campano bene, onnatura, aspidoso, fanno le posizioni, perché l'ignoranza è assai, hai capito? E stanno sempre a posto legalmente, perché la legge non ammette ignoranza, hai capito come funziona? Ma se si cambiasse la frase, per esempio che ci fosse un decreto a un certo momento che dicesse la legge ammette l'ignoranza, io garantisco che farebbero sparire la laurea e direbbero siamo ignoranti pure noi. Io vi conoscevo di nome, vero? E come persona fisica, ma non avevo avuto mai l'onore di parlarvi personalmente. No. Vi vedo spesso passare a via Giacinto Albino, perché so che state di casa a parte della sanità. Sì, sono della sanità. E poi mi ricordo di voi, giovane, ma molti anni fa. America? No, no, a Napoli. A Napoli una quarantina d'anni fa, al processo. Stivo voi tribunale, un trionfo. Ma prima di tutto il vostro fu un processo che appassionò tutta la cittadinanza. E poi guardate, in quell'epoca mi piaceva di seguire questi fatti di cronaca nera. E fui proprio io che chiese la revisione del processo. E già perché dopo il fatto, io tenevo 18 anni, non è tu. Con l'aiuto di un mio conoscente che stava in America e sta ancora là. Sì. Mo tiene 83 anni. Ma si ovride un piezzo d'uomo, una salute di ferro, ma pare un usante. Mi ha mandato la fotografia, quando è stato? Un paio di mesi fa, perché mi scrive, mi manda notizie, io faccio sapere notizie a lui, insomma. Siamo al contatto, insomma. Come si chiama? Adesso volete sapere assai come si chiama. Voi lo chiamate e lui risponde. Tiene un nome pure lui, insomma. Dunque, vi dicevo, con l'aiuto suo, è vero, mi imbarcai clandestinamente. Qua in Italia fui condannato in contumacia, in America rimasi 17 anni, non è tu. E i primi anni furono duri, lavoravo, capito? E papà, mi fece ben volire da questo conoscente mio, insomma, lavoravo con lui. No, non fate così, io vi capisco, no. Niente cose disoneste, di imbroglio, truffo, furto, no, le mani mie sono pulite, no, la carità, fatte di sangue sì, ma per giustizia, sempre, no, ma poi ho lavorato, io ho lavorato i primi anni, 5 anni al porto, lavoro pesante, non è tuo, io allora ero giovane, ero forte, ecco, ma poi ci ho fatto il camerino, il friggitore, lo strascarpa, l'attacchino, il facchino, tutte cose. I dollari che avevo messo da parte là, insomma, una somma così, insomma, discreta, in Italia col cambio dell'ora è una fortuna. Comprai la tenuta, e chiese la revisione del processo. Mi fece difendere da Di Fonseca. Io voglio l'avvocato di Grido, qua chi è o meglio, io pago. Io tenevo i dollari, ricetti, io pago. Prova, controprova, tutto testimone, 8 testimoni a discarico. Fui assolto per legittima difesa, un trionfo in giornale con fotografie, con l'avvocato, ricordate? E i testimoni erano genuini. No, erano falsi i testimoni, se no. Falso. E Di Fonseca? Io non sapevo niente, lui presentava i testimoni, ma non sapevo che erano falsi, no. Annartù, voi se volete vincere una causa, la prima persona che non deve sapere i fatti veri è l'avvocata vostra, se no come fa? Lui deve patrocinare, lui è l'avvocato, lui diciamo, c'ha la laurea, è vero, la causa la dovete fare voi che siete interessati, che insomma, come si dice, l'avvocato è come il confessore, e io non mi confesso. No, non mi confesso. I testimoni erano falsi, Nartù, ma io ero genuino. Nartù, io tengo 3 costole spazzate, so io quando è cattivo tempo, che non mi posso muovere. La mascella, a cacao, è tutto metallo. E qua sotto è tutto cucito, tutta plastica. Una plastica fatta in America. L'occhio lo tengo per miracolo, i denti saltarono per aria, giacchino, ride.
Il guardiano era tenuto a Marvizio. Carogna, morte buona, quel carna maledetto. Carogna. Io facevo il capraio, natura. Io sono umile di origine, ma portavo le capre a pascolare. Per tutti quanti andava bene e per me no. Antipatia, immondature. Che volete capire come funziona il cervello umano? Come volete fare? Eh, Giacchi, ma per quale ragione? Ma gli altri caprai sì e io no, eh? Perché il guardiano della tenuta sono io. Come si è scritto il generale di corpo d'armata. Antipatico, ma non... Come un baffo rosso, proprio. Ma io sono io, e vattene, si la disparo, gli altri caprai si atturano, e ci vattene, sempre col fucile puntato. Dove mi vedeva puntavo il fucile. Mi tiravo le pietre, ma... Vabbè, mi spare, se me io toglievo l'occasione. Ma che volete fare? Una mattina, vedete, mi ero mangiato tanti pane e tanti formaggi. Le capre pascolavano e io mi ero addormentato, ero stanco, uscivo di notte, capito, la giacca arrotolata. Si vede che le capre pascolando, per abitudine, erano sconfinate dentro la tenuta Marvizio. Ogni Arturo mio mi svegliai sotto un terremoto di schiaffa, cazzotte e calci in testa e a tutti i posti della vita mia. Io non capivo niente, ma che è crollata la montagna, ma che è successo? Ma la polvere, sapete? Io sentivo solo la voce di questa grogna. A così non lo scordi più, una mia giacchina, il guardiano della tenuta Marvizio, carogna, tu, padre! Ma Anarto, vedete sta faccia? Una maschera di polvere e sangue. Ma chissà, io poi a tarda sera mi alzai da terra, quello se ne andò, quello aveva creduto che mi aveva ammazzato, certamente. Ma alzai dopo che erano stati svenuti chissà quanto tempo, al pronto soccorso io non fiatai. E dice, ma che state? E sono caduto, ma sì, sono scivolato in una scarpata. Il tempo passava, Nartuco. E io non mangiavo più, io non aggustavo il cibo, mia madre, buon'anima, piangevo. Ma come? Totò, belle mamma, ti hai preparato la carne come piace a te. Ma non voglio mangiare, i piatti per aria. Mio padre, ma Totò, ma che è stato? Ma forse ti sei innamorato? Ma innamorato, sbatteva la porta, me ne usciva. La febbre. La febbre a 38, 39, due medici, non potevano capire che era questo malessere, dice quello muore, perché era dimagrito, era diventato. L'ingiustizia, io pensavo sempre a questa ingiustizia, ma come nel sonno, tu sei una carogna, ma capisci? La febbre, si è risparsa la voce da donna barracale, quello muore, un giovanotto è malato, muore. Avevo diventato una pila elettrica, io per la strada, un amico mi chiamava, ma no, io sentivo la voce di Giacchino. Ma sapete, passavo per un negozio, io stia, mi vedevo in una vetrina, ma vedevo Giacchino, a notte, quello ore 20 litri. Ma no, Giacchino, diceva, ma no, ehi muore, io sono giovane, io non voglio morire, e perché devo morire? E se campa Giacchino non posso campare io, penso, com'è, so io. Capito, Nartù? Questo era il pensiero fisso. Io so io. Io non potevo campare, tutti e due non possiamo vivere. Io so io. Nartù, mi procurai un coltello a serramanico. Passo, freddamente, mi allungai fino alla tenuta Marvizio. Se già io, non feci in tempo a puntare il fucile, la caretta fucilata, ma io fece la faccia bianca, non so stato io, non mi uccidere, non so sta come, non sei stato tu, ti giuro, coppe figli, non so Dio. Caragno, ma vedete, quello se mi diceva la verità, io perdonavo, la donna Barragano lo perdonava, ma dicevo, va bene, chissà come si è trovata, insomma, ma come tu giuri sopra i figli, non so Dio, tu sei una carogna, ma tu sei stato tu, io no, quello poi Arnartù e basta la prima, poi il braccio diventa indipendente, non lo potete controllare più, sale e scende,
o facette nuovo, nuovo, una sacrogna per queste ingiustizie. Ma mi dovete credere, ma loro, sì. Ma sono passati 57 anni, mi dovete credere, Nartù, l'ultima coltellata a Giacchini io non ce l'ho data ancora. Ma scusate, donna Andò, scusate, voi con tre costole rotte, sti denti spezzati, sta maschera di polvere e sangue, voi non l'avete denunziato all'autorità? Ah, bravo, lo denunziavo, Nartù, quando siete pure, lo denunziavo. E quello negava. Negano, negava, figurava. Al momento dell'aggressione stavamo io, lui e le capre. Le capre non parlano, che lo chiamava a giuramento. E quello giurava. Perché giurano. Oh, Nartù, giù, sì, alzano la mano e giurano. E voi che fate? L'umanità si divide, ovvero, in gente in buona fede e gente in mala fede. E quella legge è una sola. Non si può fare una legge per la mala fede, una legge per la buona fede. Hai capito? Il codice penale tiene 276 pagine e 734 articoli. Ma ti deve l'angolo, Nartù, hai capito? La gente in mala fede è carogna come Giacchino, sapete come dice? Ma ha approvato la legge, trovato l'inganno. Io magistrato che ha da fare, che può fare? Queste sono le prove, questi sono i testimoni, sui documenti, giurarlo, giuro. Anche se lui si convince della, diciamo, della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, è vero, come persona umana si convince, ma che la sentenza deve rispondere come il totale di un'operazione matematica. La legge è quello che è, come Nartù, quella è un magistrato dell'umanità, che è la coscienza dell'umanità, che è, diciamo, l'umanità, io vorrebbe trovare le parole che io sono ignorante. Ecco, è l'astuzia, Nartù. È l'astuzia che si vorrebbe mangiare l'ignoranza. E io difendo l'ignoranza perché sono ignorante, avete capito? Già. Basta, parlando, vi ho portato lontano col discorso, vi ho fatto perdere tempo. Oh, per carità, io ho avuto l'onore di una vostra confidenza. Perché abbiamo parlato io e voi solamente. Se eravamo tre persone, la bocca mi rimaneva chiusa. Capite? Basta, Nartù. Io vi ho mandato a chiamare per chiedervi un favore personale, per vedere se è possibile, con il mio intervento, di appianare una vertenza che non piace a nessuno. Nemmeno a voi, se fate appello ai sentimenti di uomo onesto e di lavoratore quale siete. Capite, donna Andò, qualunque cosa sono a vostra completa disposizione per servirvi. Ma no, voi mi favorite, per carità. Io so che fra voi e vostra figlia non corre buon sangue, ecco. Ma perché gli tengono figlia? No, questa recitata con me non funziona. Io vi ho parlato da uomo e da uomo mi dovete parlare. Voi avete un figlio che si chiama Rafiluccio. No, io tenevo. Tenevo un figlio che si chiamava Rafiluccio. Se non mi dicevate voi il nome, non me lo ricordavo nemmeno. Tanto che è insanabile la frattura. Guardate, donna Andò, io ho cominciato a 12 anni, guardate, a fare il fornaio. Con il lavoro e con il sacrificio personale, sapendo fare il mestiere, io oggi tengo due panetterie che mi rendono. All'età mia, guardate, io lavoro ancora, mi sveglio alle 5 ogni mattina. Lui invece è uno scansafatica, vagabondo, scostumato ed è pure disamorato. Ma con mio delico, questo per il passato, perché poi in seguito, mi sono guardato bene di trattarlo come figlio. Come io ti dico, stasera non uscire, tienemelo poco i compagni. Ah. Non so, ci vediamo alla televisione, ci facciamo una partita a carte, passiamo il tempo assieme. Scusa, che scusa, tengo un appuntamento, se me lo dicevate stamattina, preferisce gli amici a me. È giovane, non è tu, quelli cerchi compagni giovani come lui. Non lo so, si deve portare questa carta al comune. Bada che scadono i termini domani, mi raccomando, state senza pensiero. Dopo tre giorni la domanda la tiene ancora in tasca. Scusate. Ma insomma, guarda, per dirvene una, io ho l'abitudine ogni venerdì di mangiare baccalà in bianco, che mi piace, e mi raccomando a lui. Rafilu, tu hai messo a spugnare il baccalà, questo è il giovedì al giorno, beh, io torno la sera a casa, l'avete messo a spugnare voi il baccalà? Niente, è nemmeno Rafilu, niente. Volete vedere quanto è disamorato quest'uomo?
Guardate, io tengo un ingrandimento della buonanima di mia moglie, che io lo feci fare della stessa grandezza dell'ingrandimento del ritratto mio che sta giù in bottega. Ogni primo venerdì di mese io ci metto i fiori, ci metto le candele, perché è una devozione che ho per mia moglie. Raffino, domani si devono comprare le candele, mi raccomando, niente, come se tu parlassi al vento. Questo che cosa significa? E quando si chiudono gli occhi miei resta all'oscuro l'ingrandimento mio e quello di sua madre. Poi è svogliato, guardate, è svogliato, pigro, mentre io sono un lavoratore e lui è un parassita. Me l'ho detto, non andiamo d'accordo, non, non andiamo d'accordo, è disamorato. Anna, tu se voi l'aiutate... Ah, ecco. Già, se io apro la borsa... Vostro figlio non è un estraneo. Io capisco la vostra amarezza, voi dite come... Se io apro la borsa, mio figlio diventa affezionato. Vabbè, Onartù, voi non lo sapete. I figli prima si fanno e poi si comprano. E io non voglio spendere. Vabbè, ma voi siete soli, gli anni passano. A un certo punto avete bisogno di una persona che vi aiuta, che è il vostro sangue, che non vi tradisce, insomma. Ci avete due negozi. Va bene, se voi parlate del negozio a via Roma, è un locale che lui non ci si può neanche accostare. Perché è un locale moderno dove non ci sono impiegati uomini, là ci sono tutte ragazze vestite celeste con la cuffia in testa che servono al banco. È un locale che a Napoli ha fatto fortuna, ha avuto grande successo. E poi ci ho messo una persona mia di fiducia, una forastiera, capite? Una svizzera. Cabbata, tutto l'andamento. E mi porti con te. E le svizzere sono precise. A via Giacinto Albino ci sono io e dove ci sono io è meglio che non c'è niente. Questa è la verità. Vieni loca, Magolai. E poi, con tutto il rispetto che io sento per Don Antonio Barracano, ma i fatti di casa mia devono rimanere in casa mia, non ho nessuna intenzione di mettere i manifesti. Ma una cosa, guardate, una cosa vi volevo dire, qua non si tratta di due estranei, guardate, ma si tratta di padre e figlio. E se mio figlio è venuto da voi per farsi proteggere, dovete comprendere, dovete pensare che questa protezione lui non l'ha chiesta nei confronti di una persona estranea, ma nei confronti del padre. E vi pare bello questo? Allora, tu servitevi. Grazie. Accomodate. Grazie assai. Grazie. Queste sono arance della Grumita. Veramente, vostro figlio non è venuto qua per la protezione. No, io no. La ragione che ha spinto vostro figlio qua fino alla casa mia è un'altra. Mi dovete perdonare, per il momento non ve la posso dire. Io vi credo, perché siete quella persona che siete. Bro. Ma vi devo pregare di non occuparvi di questa faccenda in quanto non è un fatto pubblico, ma è un fatto privato di famiglia. Non vi pigliate cose. È vero, nella propria casa ognuno è padrone. Ma era un'area mia, era Filuccio. Se poi scusate. Ma naturale, voi siete il padrone, che significa? C'avete una bella catena d'oro. È bella, eh? Bella, io sono appassionato, mi piace la maglia. Ma questo l'ho comprato molti anni fa, un'asta pubblica o banca di Napoli. Ecco. Compreso il berlocco. No, questo il berlocco l'ho comprato in un secondo momento quando morì la buonanima. Ci ho messo la sua fotografia dentro. E questo facciamo. Compriamo sempre oggetto, quadro, vestito, mobile. Una casa piena, piena. Ma poi uno si ferma perché passa quel bisogno irresistibile di comprare. E pure mi fermai, io vedo. Dopo la revisione del processo, mi ricordo, mi ammogliai. Venivano i figli e io compravo. Ma sapevo, per capitalizzare, per conservare. Armita la mia signora. Dice, da dove basta?
Oramai stiamo bene, la proprietà quando diventa troppo grande dà fastidio, aveva ragione. Mio figlio Gennaro, ride, c'avevo 8 anni. Stavamo passeggiando qua fuori, mi piaceva di passeggiare con lui, o sentivi parlare, capito? Quelle poi sono le persone grandi che cominciano a mettere la malizia ai bambini, li preparano alla malizia futura. 8 anni, dice, papà, è vero che quando vai al Camposanto questa è tutta proprietà mia? 8 anni. Ma allora i figli aspettano la morte del padre. Allora Gennaro, Amedeo, Geraldino, quando saranno grandi aspettano la morte mia. No, quando vado al Camposanto, adesso, è tutta proprietà tua adesso. Chiamai un notaio, feci 3 parti uguali, pagai la tassa e feci donazioni in vita della proprietà ai figli miei. Adesso, vedi, quando mi chiamano papà, io e loro sappiamo veramente che significa questa parola. Entrate. Voglio far vedere la casa. Grazie, troppo onore, grazie. Questa c'era quando comprai la proprietà. Sì, poi l'ho rimodernata, che era vecchia. Poi l'ho accomodata. Andrò. Bello, sì. Ti sei messo sotto la protezione. Non è venuto per questo. Io sono venuto per un'altra ragione. E allora che c'entro io? C'entrate. Voi siete parte in e fuori causa. Don Andò, io non vi capisco. Io capisco solamente che sto schifoso qua non si doveva permettere di incomodare a voi e a me. I ponti fra me e lui si sono rotti, è uscito di casa mia, dalla bottega se n'è andata, è maggiorenne. La sua vita non mi riguarda, ricordati che la femmina in casa mia non entra. E chi entra? Buona giornata, Don Andò, statevi bene. E di quella mala femmina che ha prima dato imbabita e mo se sta mangiando i renari. Ma che sta? E io non trovo lavoro perché a qualunque parte mi presenti mi dicono ma vostro padre perché va licenziato? E mi chiudono la porta in faccia. E lui mi discredita, parla male a me per giustificare il licenziamento. Ma la femmina so ci spende senza limiti. Qualunque somma la femmina so ci sta. In casa mia entra chi voglio io. Perché i renari sono i miei, capite? E non ti fa fare più a me, via Giacinto Albino non esiste più per te. Non te voglio avere! E non te voglio sentire, mannaggia! Davvero, per carità! Non mi fa mettere paura, non ti lo c'è pure la fidanzata, con la relativa prossima prova. E sangra a me! Vado, cure! Guardate, al padre! Al padre! Ma fai schifo! Andò, io me ne vado. Mi dispiace che non ho potuto addivenire al comando che mi avete dato, ma sono a vostra completa disposizione per qualunque altra cosa, perché io vi stimo e vi rispetto come meritate. Ma per quanto riguarda la mia famiglia, vi devo dire fatevi i fatti vostri. Avete parlato tutto sbagliato. Ma non mi riferisco a quest'ultima cosa che avete detto. Da quando siete arrivati fino adesso. Ma questa è una vostra opinione. State zitto. Quando parli, state zitto. D'altra parte, anche se parlavate giusto, sarebbe stata la stessa cosa, perché voi nei miei confronti siete handicappati da un fatto. Ma siete antipatici. Ma non è bello. Parati, a me fatevi i fatti vostri, non me l'ha detto mai nessuno. Perché forse non siete entrato mai nel vivo della questione che riguarda un fatto privato di famiglia. Perché ti ha dato troppa confidenza, eh? E ti hai pigliato il dito con tutta la mano. E la confidenza che ti ha dato ti ha fatto dimenticare un nome mio. È meglio che tu ricordi. Io mi chiamo Antonio Barragano. E caccia fa, che... Sono un uomo onesto, io sono un lavoratore, rispetto alla legge, mi chiamo Arturo Sant'Anillo. Stai armato. Papà. No.
Non sto armato. E don Antonio Barragano non ha bisogno di suggerimenti, perché sa come si deve regolare di fronte a un uomo disarmato. Sì, ha schifezze e l'urmano. La valutazione mi viene da un uomo come voi e io l'accetto di buon grado. Si lo fa d'andone. Prendo nota e faccio ammenda. Si namunnezza. Bacio le mani e vi chiedo perdono se la mia presenza in casa vostra ha potuto compromettere per un momento, il suo candore. Me ne vado ringraziandovi dell'ospitalità e dell'ammaestramento che mi avete impartito. I processi si possono addomesticare fino a un certo punto. Le prove si procurano, non sempre. I testimoni si comprano, ma ci sono pure testimoni che non si fanno comprare. Un poco di pazienza da parte mia e un poco di prudenza da parte vostra. Buona giornata. È un verme, no? È un verme, una carogna. Non è un uomo, è una carogna. Madonna mia, in un mofino manco lo guardà. È tuo padre. Questa è la sua forza. Lui l'ha capita e tu no. Ci sta l'ergastolo. Tato, ma che re? Ergastolo. Papà! Non fa niente, Rafilù. Pensiamo a noi. Ma perché aveva distrugge la vita nostra? O non ho salvato. È tuo padre. E che me ne importa? E se non ti importa, sei un altro verme pure tu. Sant'Anì, spieghiamoci, tu non hai capito bene il funzionamento, tu non hai capito. Se Antonio Barragano ti aiuta, Arturo Sant'Anillo se ne va all'altro mondo in 24 ore e mi spiega. Professore, state a sentire, sentite pure tu, sentitemi pure voi. Tu passi per via Giacinto Arbino, vabbè, la bottega di tuo padre sta là, quella è la bottega di tuo padre, e tu passeggi, stai là fuori, quando viene il momento giusto spari 5 colpi di rivoltella, 4 a destinazione, 1 deve colpire la vetrina del magazzino e rimette, la rivoltella, ce l'aveva tuo padre. Lui ha sparato il primo colpo, tu sei giovane, sei stato svelto, l'hai disarmato e hai fatto il resto. Licenziamento abusivo, rifiuto di alimento, convivenza con una prostituta, legittima difesa, prova contro prova, i testimoni, e te ne metto a centinaia alla forma. Ma io te la faccio cavare con poco o ti assolvono con formula piena. E allora? Oh, ma è tuo padre! Capì? Non lo puoi fare tu, non lo posso fare io, mi ripugno, siete lo stesso sangue, come dai? Non ti fissò. Non ti fissò con la questione dei principi. Alle volte un giovane si inguaia per aver sbilanciato una parola, si preoccupa di quello che possono dire gli amici nel caso in cui eccetera eccetera. Ma gli amici capiscono. Non siete giovani, avete tutta una vita avanti a voi. Bello Gioia, Madonna va aiuto. E poi, mo sta per nascere pure una creatura. Quando ci stanno i figli, Amarone non abbandona mai a nessuno. E lui guida bene l'automobile. Oh. E se si piglia la patente di terzo grado. Un posto lo troviamo, che diavolo. Vediamo una mano noi, io, Gennaro, papà. Tuo marito. Ricordate quello che ti ho detto mezzo ora fa, l'uomo è uomo quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa.
e non la posso fare marcia indietro. Non è colpa mia, Don Andò, credetemi. Io quando penso a quell'uomo, Maronna, io non lo posso chiamare nemmeno papà. Guardate in mano, io tremo tutto quanto. O pensiero è fissi la notte, non dormo. Non mangio, non dormo, non parlo. Io penso sempre la stessa cosa. Vattene, pensiero. E capito, vattene? E non se lo mando, non do. Un amico mi parla e sente la voce di mio padre. Cirulloggia, io vega. La rapa, io vego stessa. A notte vego vicino lietto. Oh, non do, guardate che sono ridotto. In 2 mesi ho perduto 11 kg. Io non posso campare con una frava a 38, 39 che si sta mangiando continuamente la vita mia. Non voglio morire, sono giovane, non voglio morire. Oh, so io. Tutti e due non potremmo campare, no. No. Non potete campare tutti e due, no? Non potete campare tutti e due. È impossibile, guarda qua, chi lo sta gelato, tremma sana, guarda qua, chi è una febbre. Non potete vivere tutti e due. Tu mi hai pregato di intervenire, beh, e io intervengo. Ma colavo cappello e un bastone. Però Giacchino era tenuto a Marvizia, era Giacchino solamente. Arturo Santaniello è tuo padre. E come tale deve sapere la tua intenzione, devo sapere perché sei venuto qua. Perché io mi occupo di questa faccenda, l'ha da sapere. Se no, sta tremando sano sono. È diritto suo, lo devo sapere. Come si deve? Come si fa? Quando si vuole disporre di una merce, si fa la richiesta al legittimo proprietario e si aspetta la domanda. Dalla domanda dipende l'offerta, dall'offerta dipende la sua decisione. E poi decidi tu, e poi decido io. Professore, voi guidate la macchina, sì. Mi accompagnate. Come e no? Mangiate, che io vengo tardi, vado a Cannavolo. Adesso la dovete firmare. Fatemi sentire che avete scritto. Se ci vuole qualche altra cosa. Quello che mi avete detto, quello scritto tempo, non ne possiamo perdere. Allora, chi c'ho? Beh, ad ogni modo, sentite se va bene. Aspettate, questo deve essere Luigi. Bravo Luigi, bravo pure Vicenzella. Tutto a posto? Benissimo. Tutto fatto, eh? 8 pollastri, come avete detto, insalata, formaggio e dolce. Un gatto speciale. Veramente portate buono. Tutto in cucina. Sì. I pollastri li mettete nei piatti grandi da portata, va? Professore, la frutta la mette sotto ghiaccio, l'insalata la preparo, la taglio e poi si condisce al momento. Andate e fate presto. Professore, il dolciere non ci voleva credere che il gatto serviva per Don Antonio. Ma tu qua Don Antonio, dici, quello è stato il segno con la famiglia. Ehi! Non ci è voluto poco per farle credere che Don Antonio era tornato veramente. Non ci voleva credere, eh? Beh, siamo ai primi di settembre. Don Antonio torna dalla villeggiatura sempre alla metà di ottobre. Ma noi ci tratteniamo a Napoli solamente stasera. Domani mattina ce ne torniamo a Terzigno. Ce ne andiamo. Don Antonio, un saluto. Tornate presto. Qua solamente quando c'è stato voi si vede la faccia di Nalino. Ci sei, alla porta, andiamo. Permettete? Arrigatevi. Non dobbiamo fare, tagliamo tutto. Resto presto. Come vi sentite? Io non mi sento niente, veramente. Ma non è possibile, Don Antonio. Avete un fisico eccezionale, questo è vero. Ma siete fatti di carne ed ossa come tutti quanti gli altri. Don Antonio, la lama è entrata in cavità per 6 centimetri circa. Io in casa non sono attrezzato, senza ferri, senza sentura di odio, che potevo fare? Ho fatto una fasciatura quanto più stretta era possibile. Benedetto uomo, appena successo il fatto, invece di venirmi a dire che vi eravate sentito male improvvisamente, e volevate venire qua per riposarvi, mi dicevate la verità. Ecco, la stessa macchina facevamo una corsa al pronto soccorso. E allora dovevo denunziare il fatto facendo nome, accusando, indicando e mettendo in movimento tutto un processo penale. E perché? Perché questa volta il danneggiato sono stato io. Quanta reato e quanta delitto abbiamo evitato senza ricorrere all'autorità.
Adesso che si tratta di me, signora maestra, mettete in castigo a quello. Facevate la denuncia contro ignoti, senza fare nome. Dicevate che uno sconosciuto mi ha aggredito. Se lo vedo, lo riconosco. I connotati non me li ricordo. Questo per quanto riguarda l'autorità, la famiglia mia. I figli miei lo sapevano che io ero andato a parlare con Arturo Santanier. L'avrebbero immediatamente stabilito la verità. Gennaro, Amedeo, contro Santanier, altre vendette, altri delitti, altro sangue. Basta, professor, basta. Abbiamo lavorato tanti anni per restringere la piaga dei delitti, non per allargarla. Ma non vi è dato il tempo di parlare. Ma io ve l'ho detto, quella è stata la stessa paura, quella è una carogna. Appena mi ha vista fatta la faccia bianca, dico... Anna Artudi, vi devo parlare. Ma prego, entrate, accomodatevi. Io sono entrato, io mi sono avvicinato a lui a me. Professore, come succedono i fatti? Come ci dice? Il coltello già ce l'avevo in mano, l'ha preso dal banco, io non l'ho visto. Certo che quando mi ha data la botta qua, guardate come gira il mondo, in quello stesso momento è entrato un compratore. Sì. E sapete chi è? Chi era? Cienzo Cuzzo, falegname, quello della cambiale di Pasqualuna Sone, che è venuto a Terzigna stamattina. Ah, quello che gridava Don Antonio, un padre nostro, un apine... Bravo, un padre Napoli. Ho inteso dalla mia camera. Bravo, San Danilo se n'è andato nel retrobottiche, o Cuzzo se n'è scappato, morto di paura. Ma voi non eravate armato? Oh, mi teneva a rivoltello, ma ho pensato, se spare, la catena dei delitti si allunga, e allora ci mise la mano sopra la ferita bella stretta, io sapevo come dovevo fare, E passo passo me ne sono venuto al vicolo appresso dove stavate voi. Me ne sono salito in macchina. Mo la preoccupazione mia è una sola. Quale? Se è Vincenzo Cuzzo, falegname, parla e racconta il fatto, i figli miei vanno in galera. Io ho fatto tutto quello che mi avete detto. Quando sono sceso per invitare gli amici e dare le disposizioni per San Daniello, mi sono allungato fino alla bottega del Cuzzo e mi ha dato assicurazione che sarebbe venuto. Speriamo, professore. No, verrà. Dammi una sorsa d'acqua, c'è da pazienza. Lo vedete? Incominciate a bere? Beh, io tengo sete, che ce fa? Lo so che avete sete, purtroppo lo so. Voi avete il peritoneo spaccato e la milza forata. Leggete la lettera, che poi parliamo. Sentite se va bene. Caro Bastiano, la persona che ti consegnerà la presente è il dottor Fabio della Ragione, che mi è stato vicino per tanti anni. Mi ha curato e servito la causa comune con magnifica fedeltà. Se ne viene in America da suo fratello perché stanco e avanti negli anni cerca un poco di pace e di riposo. Presentalo agli amici, fallo rispettare e trattare come se fosse la stessa persona mia. Se vuoi sapere notizie sulla mia salute, le puoi domandare a lui. Non sto tanto bene col cuore e credo che me ne andrò presto all'altro mondo. Non ti dispiacere perché non dispiace nemmeno a me. Tengo 75 anni, li ho saputi campare, li ho spesi bene. E se li dovessi spendere un'altra volta, li spenderei nella stessa maniera. Compreso Giacchino, il guardiano della tenuta Marvizza, caro Antonio. Calmatevi. Questa forse è l'ultima volta che ti scrivo. Lo faccio per baciarti la mano in segno di gratitudine per tutto quello che hai fatto per me da quando avevo 18 anni fino adesso. Mantieni di forte e salutami tutti gli amici, tu affezionatissimo, eccetera. Adesso la dovete firmare. Ma bimba, quella la conosce la firma mia. E come no. Date la pazienza. Vado coi. Vado a professor. Il mondo dell'aldilà esiste, eh? E come no? Se trova Giacchino sputo in faccia. Don Antonio, filmate su. Antonio, poi Barragan. Benissimo. Auri. È chiarissimo. Ecco, andate a me. Prova su. Don Antonio. Vedete se vi va, se vi sta al dito, vedete. Sì. È bello, eh? E come? Questo me lo regalò Bastiano quando me ne tornai in Italia. Andiamo che lo bicchiere già da pazienza. Mi disse te lo devo far togliere da una persona amica quando hai chiuso gli occhi per sempre. Questa persona lo porta a me se sono ancora viva, se no se lo tiene lui. Questo è un anello che è appartenuto al padre di Bastiano.
quale povero uomo subì un processo ingiusto e morì in galera, orito. Voi ce lo fate vedere a lui, lui si mette a piangere e si toglie il cappello. E se non lo tiene, se ne va, se lo mette, torna e si toglie il cappello vicino all'anello. Voi partite dopo domani, potete partire, noi stasera con questa cenetta, questa festa che abbiamo preparato, vi diamo l'augurio di buona partenza e buona permanenza in America. Oh, dunque, professore, il tempo di andare a Terzigno dopo domani lo tenete, no? E come no? Professore, i due cani, Monacillo e Malavita, pensateci voi, quella famiglia mia non li vede di buon occhio, specialmente mia moglie, quella immediatamente li regala, figuratevi. E l'umanità si divide in gente in buona fede e gente in mala fede. Come fosse Antonio Barragani e Arturo Santaniello. Può darsi che capitano in mano a un Arturo Santaniello qualunque. A voi non manca modo. Con due siringhe. State tranquillo. Che altro si deve fare? Non dobbiamo perdere la bussola, si deve fare tutto, come si dice, freddamente. Proprio. Sta camicia, aprite sta maglia, sta mutante, non mi voglio far trovare con questa roba addosso domani mattina. Non è prudente. Siete pacienti. Calma, calma. Qua in casa ci sta altra biancheria. Ce n'è? Sia in camera da letto. Adesso mi cambio, Sì. E questa biancheria qua ve la portate voi, ve la mettete dentro la valigia e la fate sparire. Ci penso io. Il referto medico lo facciamo adesso. Non c'è necessità. Lo prepariamo. Quando sarà il momento. E che diciamo? Quello che volete voi. Collasso cardiaco, quello va sempre bene. Collasso cardiaco. C'è qualcuno all'ingresso? Sto andando. Vado su. Questo deve essere il cuozzo. Speriamo, professore, speriamo. No, verrà, verrà. Buonasera. Buonasera. Entrate, sarà. Entrate. Don Antonio sta qua. Grazie. Vieni, vedi. Accomodate. Buonasera, Don Antonio. Buonasera, professore. Buonasera. Salute, Sant'Anni. Onando, avevo necessità di vedervi e non sapevo dove trovarvi. Per fortuna ho incontrato Cozzo e lui mi ha detto che stavate in casa perché vi siete fermati a Napoli. E tant'è vero che l'avete invitata a cena stasera qua. Genetta, per il professore, lo festeggiamo che parte dopo domani. Va dicendo, va dicendo. La vostra signora Donna Armida è stata una santa. Me ne ha dette tante e tante che vi dico, mi ha commosso. Mi sembrava di sentire parlare mia madre. Ha detto che ci dà un quartino di due stanze e cucina che tiene sfitto. Ha preso subito simpatia per Bertuccio, ha detto, quando vi sistemate cominciate a pagare la pigione. E vostro figlio ha detto che si piglia il Rafiluccio nel negozio a lavorare con lui. Io poi mi sono ricordato delle parole vostre. L'uomo è uomo, quando capisce che deve fare marcia indietro la fa. E voglio essere uomo, Don Antonio. E vi sono venuto a dire di non preoccuparvi più della faccenda di mio padre. È stata Madonna. È brava Madonna. Mi ha fatto piacere. Mi ha fatto piacere. Tanto più che la conversazione con Don Arturo ha avuto esito favorevole. Ah, e che ha detto? Che avaricine. Ha voluto sapere che somma doveva dare al figlio. E ci ha sparato una cifra grossa, circa 2 milioni. È rimasto male. Ma poi ha dovuto cedere. Poi che decide? Oh, mamma. Gli faccio. In casa non tenevo liquide. Ce lo faccio, Dico, va buono, Arturo, non vi preoccupate. Vuol dire che ce le do io a vostro figlio, poi con vostro comodo, fra galantuomini, basta una stretta di mano. Ho detto io, capito?
poi me le faccio dare io da tuo padre. Russo, abbiate pazienza. Io tengo un dolore, è un reumo che tengo in da sto braccio. Pigliate o portafoglio, c'è sto libretto a segno, sì. Così scrivete voi stessi. Faccio io, faccio io. 2 milioni per... San Danilo Rafiluccio, Raffaele, eh? Raffaele, 10 settembre. Scrivete in lettere e in cifre. Così aprite famiglia, per i primi bisogni. Sì. Donato. Sabbè. Datemi il bicchiere. Ditelo. Donato. La penna. Io sì, io sì. Andiamo qua. Ecco. Antonio. Barragone. Ecco, se legge un po', eh? Chiarissimo, chiarissimo. Oh, buona fortuna e facite figli assai, eh? Don Antonio, ecco. Io non so come ringraziarvi. Bacia a mano a Don Antonio. Tutte e due, c'è basta a Don Antonio. No. Alzati, tu c'hai la pancia, ti fa male. È giusto. Grazie. E mo se ve ne andate mi fate piacere. Ci aspettiamo gli invitati. Aspettiamo gente. Abbiamo le vite, la da fare. Buonasera, professore. Buona fortuna, buona fortuna. Buonasera. Grazie, alzate. Andate, Rosso, eh? Rosso. Sono qua. Rosso, a... Là? A lettera. Quella di Don Bastiano? Eccola. No, io no. Ah, questa... Questa la dovete portare in America. Sì. La prima lettera che avevo fatto scrivere. Sì. Eccolo, Don Andò. Bravo, tenetela a portata di mano, in tasca. Sì. Quando ve la chiedo me la date. Professor, dimmi. Abbiamo preparato tutto. Il vino bianco rosso. Polli arrosto, vino rosso. Allora rosso vino. Vai ad aprire. Subito vado, subito. Vabbè. Come vi sentite? Sì, professor, non mi sento niente, suda, questo sì un po'. Prego, prego. Don Antonio diceva che tu non saresti venuto, ma io ero sicuro di vederti qua. Chiamato da Don Antonio potevo mai mancare. Tanto più che il momento è grave, forse è l'ultima volta che vedi Antonio Barragano. Voi che dite, dottor? Non c'è niente da fare, piangeremo un grande amico. Oh, Maronna. Dunque, si tratta di una cosa delicata, eh? Il fatto che è successo un'ora fa. Tu sei l'unico testimone, in bottega non c'era nessuno, è vero, Don Antonio? Lui è entrato proprio nel momento giusto. Don Antonio di questo si preoccupa. Sa benissimo chi persona sei e la devozione che senti per lui. Ma di che cosa state parlando? Il fatto che è successo nella panetteria in via Giacinto Albino. Quale fatto? Come quale fatto? Aspettate, professore. Come quale fatto? Che che non sei entrato tu un'ora fa. Dentro la panetteria, via Giacinto Albino, mentre stavamo parlando, San Danilo e io, eh? No. Un'ora fa stava a casa. Avete preso uno sbaglio. Hai pigliato lo sbaglio, eh? Non eri tu. No. Non sai niente e non hai visto niente. E io questo volevo da te, io ti ho mandato a chiamare proprio perché questo volevo. Professore, potevamo stare tranquilli, questo fetente non parla. Appena sei entrato mi hai guardato e hai capito. Il professore ti ha spiegato la situazione, e stai sicuro. Il panettiere ti ha minacciato, eh? Tiene famiglia. E hai ragione pure tu. Avete visto che avevo ragione io? Si gira a vuoto. No, ho ragione io, professore. Un Antonio Barragano oggi, uno domani, un altro dopodomani. Può darsi pure che i figli miei e di questo fedente, ori, trovano un mondo che gira lo stesso, ma...
un poco meno rotonda, ma più quadrata. Siete d'accordo? No. E io e voi è un pezzo che non andiamo più d'accordo. Insomma, vorrei cambiare la camicia. Sì. Adesso mi fa presto. Sì, sbrighiamoci, sì. Perché è meglio sbrigarsi. Vi aiuto io, aspetta. Siete pazienti. Ecco. No, no, no. E allora? No, Rosso, lasciate pazienza. Aspetta, la devo fare da me, aspetta. Devo scendere, ecco, è una e là. Ecco qua. Allora, come si dice, gli fa da sé, fa per tre. Proprio. Mi vado a cambiare la camicia. Aspettiamo gli invitati per fare onore al professore che parte per l'America e mi ha fatto la festa. Questo è il pretesto, scusa, ma con te si può parlare chiaro perché tu sei una tomba. Tu. E con te si può dire la verità, tu non parla, tu. Trovandosi gli amici qua stasera, domani possono testimoniare e possono dire perché mi sono sentito male. Dicere, ma che ha fatto Ron Antoni? Quella era vecchia, collasso cardiaco. Resta pure tu, ti mangiano pollastre, ti bevono un bicchiere di vino e domani fai un testimone pure tu. Falsa però, ora su. Solo su. Che ho fatto? Entrate, entrate, favorite. Ma insomma, ma vi volete dire di che cosa si tratta? Sì, che sì, volete? Sì. Dove mi avete portato? Ma con chi devo parlare? Ma siamo amici, non vi preoccupate. Ma dove siamo? Di chi è sta casa qua? È una casa, non la vedete. C'è una tavola apparecchiata, una cena pronta. Altri amici interverranno. State tranquilli, accomodate. Prego, prego. Sì, ma io sono un uomo, non sono fatto un bambino che si preleva, si porta dove si vuole. Ma c'è una giustizia o no? Ma veramente un libero cittadino deve sottostare agli abusi di gente prepotente, di fuorileggi che ti mettono in condizione di passare un guaio. Io sono un uomo onesto, sono un lavoratore, aiutate. Guarda, io tengo la febbre, sono febbricitante, mi faccio i fatti miei, casa e bottega, senza mai chiedere niente a nessuno. Tutti i venerdì del mese io vado al cimitero da mia moglie, quella santa donna che se fosse viva le cose andrebbero diversamente, e io campo solo, senza una parola di conforto. Con un delinquente di figlio che mi ha portato a questo, ma è contento, ma l'ha mandato in galera, oh padre, l'ha distrutta, la casa mia. Aiutatemi. Che è meglio? Voi siete uomini, avete un cuore, un cervello, vi bacio le mani. Che io vi bacio i piedi. Aiutatemi. Sì, aiutatemi. Io tengo il biglietto pronto per la Svizzera, capite? Qualunque somma a vostra disposizione, quello che volete, rispondete. Eh? Sì, rispondete. Uffa. Ma come non sono degno neanche di una risposta. Che c'è? Ah, siete Arturo Santanillo, bravo, vi siete ridotto bene. Io ero un uomo onesto, io mi facevo i fatti miei. E quello è il guaio, avete chiuso gli occhi, vi siete otturato le orecchie e avete vissuto come se al mondo ci fosse stato voi solo. Poi si meravigliano quando la vita vi scova, li piglia per il colletto e li mette di fronte alla realtà della convivenza civile. Quando succedono i guai, io mi facevo i fatti miei. E adesso perciò state qua, per un fatto che vi riguarda. Per un fatto che avete iniziato con gli occhi chiusi e che adesso lo dovete concludere con gli occhi aperti. E c'è un sé. Sto qua. Alla porta. Subito vado. Permettetemi. Buonasera. Grazie, buonasera. Prego, è dove? Raccomodate. Grazie. Buonasera. Da questa parte. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi. Tu pure stai
stai qua. Ehi. Oh. Che bella educazione. Sei scemo tu che gli dai confidenza. Hai ragione, non ne vale la pena. Un affare importante. C'è stato l'arrivo di un piroscafo inglese. Buonasera. Buonasera. Ma potevo dire mai di no a Don Antonio Barragano? Vabbè, per una sera puoi farne passaggio. Possiamo prendere posto. Ah. Licenze, potete servire. Don Arturo, fate accomodare Don Arturo. Don Arturo, alzatevi. Venite a tavola, venite a tavola. Posto d'onore, vicino a me è Don Antonio. Accomodate, c'è una bella cenetta, sapete. Prego, prego. Sedete anche voi altri, sedete. Grazie. Ecco i pollastri. Oh. E qui c'è l'insalata. Oh, sedete anche voi, ho avuto ordine di farvi sedere a tavola con noi. Ah, grazie dell'onore, professor. Grazie. Buona saluto a tutti, eh. Permettete? Qua. Ecco qua, il patata frantata. Siamo qua. Don Antonio. Ma siete vicino a Pugliese. Assettate qua, signori, Viracca, voi permettete, vero? Come no? Dispiace. Modestamente la giornalista. Scusate, ma abbiate pazienza, non mi sento tanto bene. Un poco di raffreddore, un poco di febbre. Come si dice? La natura umana è fatta così. Quando viene te l'aspetto di dire la pugnalata. È così niente. Dunque, noi stasera facciamo un poco di allegria per festeggiare il professore che parte dopodomani per l'America. Il professore è stato in mezzo a noi, ci ha aiutato, ci ha consigliato, ci ha istratato, si è sacrificato per tanti anni coraggiosamente. Noi ci siamo riconoscendo e lo ringraziamo. Un applauso al professore. Sarebbe rimasto ancora in mezzo a noi e ci avrebbe aiutato ancora se non fosse stato proprio io a dire che era venuto il momento di smettere. Tengo 75 anni. Qualche acciacca ci sta e mi voglio ritirare anch'io a vita privata. Da stasera il rione sanità non dipende più da me. Don Antonio, ci volete lasciare da un momento all'altro? L'ignoranza è assai. È un mare di gente che ha bisogno di essere aiutata, istratata, consigliata. È un uomo solo come fa. La resistenza umana tiene i limiti suoi. È l'umanità. È il mare di gente che dovrebbe capire che l'animale tiene ancora il pelo addosso. E noi invece ci siamo messi le scarpe, i vestiti, i pedalini, le cravatte. Con questo non è che voglio dire che quello che ho fatto io per tanti anni fosse stato inutile, no, anzi, è servito a restringere una catena alla quale si potevano agganciare chissà quant'altra maglia. Speriamo che col tempo non ci sarà bisogno di un altro Antonio Barragano. Don Antonio, veramente ci volete lasciare? Pensateci un po', Don Antonio. Tutto finisce. E finisce bene quando finisce a tavola e con un bel pranzetto gustoso, saporito, in compagnia di amici affezionati, fedeli. E ci ha onorato Don Arturo San Daniele, che voi tutti conoscete. Un applauso a San Daniele. E mi ha fatto piacere di vederla. E così ho potuto sapere che si è avvicinata, ha fatto pace col figlio Raffilucci. Don Arturo stava angustiato col figlio.
col mio intervento hanno fatto pace. Anartù, io vi ho servito. Ho dato a vostro figlio i 2 milioni che mi avete detto di dare, e vi ringrazio della lettera che mi avete scritto. Professore, volete leggere la lettera? Non ci vedo tanto bene, è meglio che leggi il professore. Leggo io, tanto. Carissimo Don Antonio, vi accuso ricevuta di lire 2 milioni e prendo nota che li avete consegnati a mio figlio Rafiluccio. Mi avete fatto un grande favore perché in questo momento non mi trovo liquidi in casa, ma senza dire che vi restituirò la detta somma non appena me la richiederete. Grazie ancora e con tutta stima mi dico vostro... Ci manca la firma. Non avete un firmato. No. Volete? E ci avete detto che devo portare il libretto di assegno. Tutto a posto. Che i 2 milioni mi servono. Non è tu. Scrivete, vedi? Sì. Intestata Armida Barragona. Ah, sì. Armida. 2 milioni. Scrivete, Dati a me. Bravo, professore, ci pensate tu? Ci penso io. È scappato un bicchiere. Niente, continuate a mangiare, cosa da niente. Andiamo nella camera da letto, vi potrò visitare meglio. Continuate a mangiare voi. Cosa da niente, sarà un giramento di testa. Andiamo, Onnando, io sono stato minacciato. Lo sacci. Onnando, non mi lasciate così. Ecco bu. Salutatemi. Saluta. E datemi la mano. No, a mano no. Almeno Nandori non mi consuma. Che brutta faccia che tenete. No, chi lo Nandori accorda? Sì, che dici? Sta pure le taglie. Don Antonio è morto. Proprio così. Aveva un cuore enorme, con una porta che si apriva puntualmente quando qualcuno bussava. Uomini come Don Antonio e Barragano non ne vengono più. Sono stato vicino a 35 anni, l'ho voluto bene, l'ho stimato. E so io cosa provo di dolore in questo momento. Vostro figlio vi voleva uccidere, perciò viene da Don Antonio.
E adesso parlate voi, don Artù. Don Artù, parlate. Don Artù, dovete parlare. E allora parla tu. Ah, tu nemmeno parli, eh? Parla. Parla. T'ho detto parla. Ma che devo dire? Io non faccio niente. Non sai niente. Don Arturo, voi nemmeno sapete niente. Eh già. Fa comodo a tutti, eh? Un Antonio Barracano che se ne va all'altro mondo per collasso cardiaco. Ma io non parto, io resto qua. Pronto? Vorrei chiamare al centralino di Terzigno il numero telefonico della tenuta Barracano. Sì, qui 3645459. Grazie. Questo lo darete alla vedova se sentirete il bisogno di fare il vostro dovere. Tu parlerai se vorrai. Voi racconterete quello che avete visto e sentito se lo vorrete raccontare. Io faccio il referto medico come mi detta la coscienza. Usciranno i figli Antonio, i parenti Don Arturo, gli amici, i cumbarielli, i protettori, una carneficina. Una guerra fino alla distruzione totale. Meglio così. Può darsi che da questa distruzione viene fuori un mondo come lo sognava il povero Don Antonio. Meno rotondo, un poco più quadrato. Comincio io col firmare il vero referto col mio nome e cognome. Fabio della Ragione. Scannatemi, uccidetemi, ma avrò la gioia di scrivervi sotto in fede.